Allora, Virginia, hai fatto? Sì, sì, ne devo affettare altre due. E taglia, taglia, fai presto. Oh, signora Rosa, ma io penso che tutta questa cipolla basta. Adesso mi vuoi insegnare come si fa il ragù? Più ce ne metti di cipolla, più aromatico e sostanzioso viene il sugo. Tutto il segreto sta nel farla soffriggere a fuoco lento. Sì, perché la cipolla quando soffrigge lentamente forma intorno al pezzo di carne una specie di crosta nera. E poi, via via che ci si versa sopra il quantitativo necessario di vino bianco, questa crosta si scioglie e forma una sostanza dorata e caramellosa di un colore palissandro scuro. Ma tutto questo quando il vero ragù è riuscito alla perfezione. Sì, sì, lo so, ma ci vuole troppo tempo. A casa mia facciamo soffriggere un poco di cipolla e poi ci mettiamo dentro pomodoro, carne e cuoce tutto assieme. Ma così che viene? Carne bollita col pomodoro e la cipolla? No, non viene carne bollita col pomodoro e la cipolla. Voi siete così precisa con questo ragù e invece vostro marito non ci va tanto appresso, ecco, ve l'ho detto. Don Peppino non parla. Don Peppino è superiore a queste cose. Però si combina un piatto pieno di ziti così e qualche volta pure due. Ah, lo so, per mangiare mangia. Io se lo faccio ancora, lo faccio prima per i miei figli e poi perché la domenica senza ragù, ma che domenica sarebbe? Ma se fosse per mio marito, cucinerei pasta scaldata pure la domenica di Pasqua. Ma che è sto rumore? Ma che hai, Virginia? È la cipolla o stai piangendo veramente? No, non è la cipolla, sto piangendo. E perché? Sto piangendo veramente. Ma che è successo? Si tratta di mio fratello, donna Rosa. Che ha fatto? È una croce, una croce. Mamma e papà se ne sono andati all'altro mondo, in grazia di Dio, e hanno lasciato me a combattere con lui. Lo sfizio di mio figlio è quello di lasciare la chiave sempre sulla console dell'ingresso e di prendersi la mia. E io distrattamente mi prendo la sua e me la metto in tasca come un scemo. Sì, e me lo fa apposta quello lì, perché sa che la sua è difettosa, mentre la mia scivola dentro come un ago in un materasso di lana. E sono sicuro, sì, che lo fa apposta. Senti, mi fai sentire cosa dice Virginia? Che è successo? Sta piangendo, non lo vedi? Siamo proprio agli antipodi, te. Lo vedo che sta piangendo, ma dico perché? È quello che voglio sapere anch'io. Dunque, Virginia, allora... No, siccome io sono molto, molto preoccupata per mio fratello, le volevo chiedere se lei per domani mi dà una giornata di permesso. Domani? Io posso stare vicino a mio fratello e così scanso qualche disgrazia. Oh, figlia mia, non lo sai che domani è domenica e teniamo gente a pranzo? Chi viene? Chi viene? Viene tua nuora. Già, perché nuora solamente a me. Già, dimenticavo che qua si deve parlare con punto e virgola. Viene nostra nuora, con nostro figlio Roberto. Sì, va bene. Ha telefonato lei stamattina. Mamma, domani è domenica e possiamo venire a pranzo da voi. Quella, quando può evitare di mettersi in cucina a cucinare, è tutta contenta. Ma non ti capisco cosa vorresti dire, perché tante volte andiamo noi a mangiare da loro. Io lo so quello che dico. Roberto si ricorda sempre del ragù che gli faceva mamma. E siccome nostra nuora non si sente all'altezza. Ma non mi fare ridere, con tutto il da fare che tiene Roberto, quello pensa alla buona riuscita del ragù. E poi, scusa, Maria Carolina cucina benissimo. Ah, è così. E vabbè, abbiamo sbagliato, non ne parliamo più. Allora, state in famiglia. La giornata di permesso per non farmi passare un guaio, signora, me la potete dare? Ah, Virginia, no, non te la posso dare, perché non vengono solamente loro. Viene pure il ragioniere Iannello con la moglie. Ah, allora non se ne parla proprio. E io lo sapevo. Ma come, uno vuole trascorrere la domenica in famiglia, in santa pace? No, signore, ci vogliono i signori Iannello a tavola. Beh, io vorrei sapere che ti hanno fatto. Mi sono antipatici, tutti e due. No, uno sì e l'altro no, tutti e due, capito? Ma come? Ma fino a 3 o 4 mesi fa eri tu stesso che dicevi: ma stasera non scendono i signori Iannello. Vogliamo andare un po' sopra dai signori Iannello? Intere serate giocavi a scopa con lui. E da un momento all'altro che è successo? Sono diventati antipatici? Proprio così. Ma perché? E perché? È una parola. L'antipatia è come la iettatura. E soltanto la scienza un giorno potrà spiegare per quale motivo una persona porta male e un'altra ti può diventare antipatica da un momento all'altro. E io non ho interesse di aspettare il verdetto della scienza. E non sono lunatica fino al punto di dimenticare i doveri più elementari della buona creanza. Già,
e le ha invitate a pranzo. Sì, perché la moglie si è ritirata verso le 4 e prima di salirsene sopra si è fermata qui 10 minuti con me. Mi ha regalato fino anche un golf turchese, perché io una sera le dissi che il turchese mi stava bene in faccia. Poi, chiacchierando, le ho fatto vedere il pezzo di ragù che ho comprato per domani, e allora... Già, lei ti ha detto che come fai tu il ragù non lo fa nessuno, che la cucchiaia diventa affatata nelle tue mani, e le ha invitate a pranzo, perché te ne sei andata in brodo di giuggiole. E me ne sono andata in brodo di giuggiole, e non devo dare conto proprio a nessuno. Anzi, vuoi vedere che piglio tutto, la casseruola, la cucchiaia, il pezzo di arrosto, e butto tutto d'acqua sopra. Ma come sei cambiata? Sei diventata una scatoletta con la molla spirale dentro. Basta spostare un gancio che subito il coperchio si apre fulmineamente e ti si sbatte in faccia. Invece il coperchio tuo si apre solamente quando ti sdolcini tutta a fare complimenti a chi non ne vale proprio la pena. Basta, Rosina, basta. Io con te discussioni non ne voglio fare. Mai. Abbiamo 3 figli. Guardate, non lo sapevo. Ah, senti, Rocco è tornato? No. E beh, che ore sono? Si è fermato, non lo vedi? Saranno le 5 e qualcosa. Ma a proposito, ma tu hai preso l'abitudine di lasciare così il negozio in mano agli impiegati, ai banconisti? Ma non ti preoccupare, c'è Pasquale che è persona di mia fiducia. Come no? Intanto si è venduta la 600 e si è comprata la 1100. Eh già, e se continuiamo avanti così, quello fra qualche poco si compra l'Alfa Romeo. Che Babilonia! Senti, Rosì, io in quel negozio ho sacrificato la mia vita. I sacrifici li ho fatti quanto ne valeva la pena. Sì, da un po' di tempo a questa parte mi sono accorto che fare ciuccio di carretta c'è tutto da perdere e niente da guadagnare. Una volta Rocco, sai, mi era di grande aiuto al negozio. Adesso lo sai cosa fa? Entra nel negozio con la puzza sotto il naso. Sì, si mette 10 minuti alla cassa. Come un pascià si prende un caffè. E dopo se ne va. Dice che il negozio è antiquato, che i problemi, che i clienti sono provinciali, cafoni. E vuole aprire un negozio in via Calabritto, in una strada aristocratica. Ehi, stai fresco. Voglio vedere cosa riuscirà a combinare quello lì. Ma quando mai l'aristocrazia da sola ha saputo mantenere i commercianti? E allora tu per questo motivo lasci la bottega così in mano agli impiegati? Per questo e per tante altre ragioni. Oh. Allora sai che ti dico? Metti la merce in liquidazione, chiudi e non ne parliamo più. E così faccio. Tanto un piatto di minestra mi ha assicurato. Allora signora, me la date questa giornata di permesso? Ma figlia mia, ho parlato tedesco poco prima. Io alla fine del mese faccio il mio lavoro e tu devi fare il tuo. Oh. Va bene, io resto, ma le assicuro che la testa la tengo a casa mia. No, la testa la devi tenere pure qua, se no ti licenzio e buonanotte. Va bene, non ne parliamo più, ho capito. E buonasera, buonasera. Oh, buonasera. Grazie, grazie. Buonasera. Buonasera Virginia. Lasciatemi stare. Donna Rosa, ben trovata. Buonasera. Cavaliere. Buonasera a voi. Caspita, che profumo. Il ragù di domani è già in cottura. Domani Federico mangia qua. Vedi come ti devi mettere, perché domenica scorsa ho mangiato a casa sua. Sua madre mi fece un ragù di primissimo ordine. E allora mi dispiace, ma si deve accontentare del mio. Mi dispiace per lui, ma... Ma che dite, donna Rosa, non lo dovete dire nemmeno per scherzare. Voi cucinate in una maniera meravigliosa. So che io domani non avevo un altro impegno, non posso accettare. No, tu domani mangi qua, te lo dico io. Ha fatto chiacchiere con Giulianella. Sì. Madonna mia, ma ve ne ricordate sempre di sabato sera per intossicarvi la domenica? Giulianella è una pazza e Federico ha ragione. Tu non ti metteri in mezzo a fatti che non ti riguardano. Ma chi? Ma mi devono uccidere. Se ho parlato è perché è stato Federico stesso a venirsi a consigliare da me. E ti assicuro che se Giulianella fosse la mia fidanzata l'avrei fatto una faccia da schiaffi così. E tu per mettere pace sei fatta apposta proprio. Mamma, io sono per le cose giuste. Sì, ma da questa a dire che tua sorella è una pazza mi sembra veramente esagerato. Mi sarò espresso male, ma che Giulianella ultimamente si è montata la testa perché sente dire troppe volte che è bella e che è di sotto e che è di sopra. Mamma, questa è una verità sacrosanta. Ma quando mai? Ma stati zitto, va. No, mamma, è proprio questa la chiave della questione. Ah, senti, a proposito di chiave... Non scambiare più la mia chiave con la tua, hai capito? Perché sono mezz'ora lì.
dietro la porta, a combattere con la serratura. Ma avevo scambiato la mia con la vostra e non me ne ero accorto. E questa non è la prima volta. Ma mi pare che questa... Ma questa non è mia. Ma questa è quella che feci fare per zia Memè. Sì, quando aveva perso la sua. Ma allora ecco. Vuol dire che la mia se l'è presa zia Memè quando è uscita. Sì, già, è così, con la chiave, col sapone, coi cerini. È una specie di castigo di Dio. Quando torna mia sorella Virginia, ti sì, fai dare la mia chiave e gli dai la sua. Sì, cavaliere. Che bella croce che zia Memè. Per capire una cosa ci vuole la buon'anima del Dio. E poi non vuole toccare la buon'anima di suo marito. Il guaio è, lo sai che cos'è? Che non ci vede e non si vuole mettere nemmeno gli occhiali. Senti papà, lunedì mi viene a trovare a via Calabritto. Per fare che cosa? Guarda, io, i lavori sono a buon punto. Io penso che per la settimana prossima gli operai mi consegnano il negozio. Così poi potrò fissare la data dell'inaugurazione. Già, tu hai fatto tutto. La settimana prossima inaugura il negozio e fai un consiglio da me. Eh sì, un parere. Vabbè, quando inaugura il negozio se ne parla. Ma vedete se è giusto l'atteggiamento passivo di mio padre. Ne riparleremo fra 5-6 mesi, quando mi sarà accaparrato la migliore clientela, mentre il suo negozio starà sempre più a peggiorare. E tu non ti metti a rispetto con tuo padre, che ti piglia a schiaffi. È perché le mani, chissà, non le tengo pure io. Sì. Sai perché te l'ho fatte le mani? Per lavorare. Come ha lavorato tutta la vita tuo padre. Se poi tu adesso le vuoi usare nel senso che pensi tu, in casa mia, non c'è posto per te. Quella è la porta e buona fortuna. Ma io ho scherzato, ti giuro. Te ne puoi andare. Ma dove? Dove ci sta gente come te, che ti permette di usare le mani come ti pare e piace. Ma ti ripeto che ho scherzato. Vattene, se no ti rompo il piatto in faccia. Ti pare che non conosco mia madre, guarda. Se resto qua il piatto in testa me lo tira veramente. Meno male che lo sa. Quando donna Rosa Priore prepara il ragù per la domenica, guarda, è meglio tenersi lontani dalla cucina. Bravo. Ma che ha fatto Giulianella? Come, cara donna Rosa, non ricordate? Vostra figlia Giulianella, il fatto della televisione. Si è montata la testa. E dovete ringraziare a mia cognata Memè. È stata lei che ce l'ha messa in testa. E lei è stata che si è preoccupata di trovare la persona che ha portato Giulianella là sopra a fare il provino. Ma questa zia Memè, dico, non si poteva fare gli affari suoi. No, è una donna di una vitalità e di un'esuberanza che non ne avete nemmeno un'idea. Il marito l'ha fatta andare all'altro mondo, sì, a furia di farlo curare. Ma... Virginia, ma dove sta Virginia? Virginia, presto, metti una paletta di carbone nella fornacella, presto. Ma, signora. Ma papà, ma giusto adesso devi fare questo lavoro, adesso vi mettete in mezzo. Ma io ci metto 5 minuti, ci metto. Oh, metti la paletta di carbone nella fornacella, dai. Metti la paletta di carbone dove vuole lui. Ma questo non è il cappello di Peppino? Sì, sì, me l'ha dato lui, dice dateci la stiratella, come se a me mi piace stare dinanzi alla fornacella, giusto? Dai, metti qua, dai, scendi. Va bene così? Perfetto, a posto. Don Antò, i miei omaggi. Chi è? Come chi sono? Non mi riconoscete? Sono Federico. Federico Serretta. Bravo, bravo. Ma è venuto a riparare lo scaldabagno? Papà. Ma è l'amico di Rocco quello. Ma che vi siete rimbambito? Senti Virginia, vieni con me. Sì. No, con me. Permettete, sì, Federico. Sì. Prego, permettete. Prego. Sì. Che brutta gente. Sono qua in mezzo ai farisei e qui quanto ce ne stanno? Tutti aspettano la morte mia, aspettano. Ma non lo dovete dire nemmeno per scherzo, don Antonio. Sì, ma si sbagliano perché io muoio. Io ho la volontà e la forza di lavorare ancora. Anzi, fammi una cortesia. Sì. Prende una forma di cappelli là, quella sopra, sì, quella là. Sì, quale? Quella, la prima a destra. Questa? No, quella ha preso. Anzi, bravo. Dai qua, dai qua. Prendi qua, vedi qua. Che devo fare? Dai. Soffia qua, muovi, no? Il fuoco si asciuga. Sì, dai. Sì, c'è il fuoco. Dai, fai. Ecco. Don Tom, va bene così? Bravo. Continua così, sì. Che ti cerca il va bene, caldo. Avete sentito mia figlia? Sì. Vi siete rimbambito. Questo qua dovrebbe parlare, questo qua dovrebbero raccontare le fatiche di Don Antonio Piscopo.
Certo che poi, sentire. Don Antò, avete iniziato veramente dal nulla. E poi me lo dice sempre vostro nipote Rocco. Ah, Rocchitello, quanto mi vuole bene quel ragazzo, quanto mi vuole bene. Vi vuole bene, e vi vuole bene assai. Guardate, con me parla sempre di voi. Me lo sono conosciuto. Certo. È un ragazzo giudizioso e tiene la testa a posto. E... sì, è furbo, sì. Conosce la tattica che ci vuole per la clientela e io sono sicuro che si farà una posizione col negozio nuovo che sta aprendo in via Calabritto, sì, come me la feci io a rettifilo. E voi l'avete iniziato, Don Antò? Sì, no, effettivamente io ho iniziato come apprendista in un piccolo bottega a Borgo Vecchio, sì. Poi con sacrificio e sudore di 10 anni ho aperto un'attività per conto mio a rettifilo. Ah. Cappelleria Piscopo, ah. 2 entrate e 4 vetrine. Un amore, Don Federico, un amore. Non immagino. A Napoli, anzi qua, in questo stesso negozio che ho aperto io al rettifilo, sì, ci lavorava il mio futuro genero, sì, che poi quando sposò mia figlia disse che i capelli ormai non si vendevano più e volle fare la trasformazione. E diventò piscopo e priori, abbigliamento da uomo e cappelli. Anzi, mi fece la cortesia di lasciare i cappelli. A Napoli mi chiamano il re della paglietta. Nel 1910 inventai la paglietta episcopo. Aveva 3 buchetti qua cerchiati neri per fare passare l'aria e un nastro di seta che si attaccava qui all'asso della giacca, così se un colpo di vento te la portava via non c'era bisogno di correre per andarla a pigliare. Ingegnoso, Donato, ingegnoso. Nel 1920 poi inventai il cappello a cencio. Si poteva piegare come un fazzoletto e si metteva in tasca. Però questa non fu un'invenzione buona, perché si cominciò ad abituare a camminare per la città senza cappello. Ma io l'abito un'altra volta. E apro una bottega per conto mio e lancio il Toto Cappello. Il Toto cosa, Don Antò? Che cosa si tratta? Il Toto Cappello. Ormai nel mondo del commercio non si vende più niente, se non ci sono premi, milioni, gettoni d'oro. Certo. E io lancio il Toto Cappello. Ora ve lo spiego. Dite, dite, vi ascolto. Dunque, vuoi comprare un cappello da me? Sì, vengo con un cappello. E io vi do la busta. Anzi, aspetta, anzi, la busta la portate voi. Quindi io vi devo portare una busta. Non parlate se non mi confondo, già il discorso è così complicato. Prego. Dunque, ci devono essere il notaio e 2 testimoni. Per comprare un cappello. Sì, silenzio. Quando si aprono le buste... Virginia, cammina piano, altrimenti combini il Viva Maria. Lo racconto dopo, se la mia figlia dice che mi sono fissato. Anzi, continuiamo qua il lavoro. Sì, dai, sì, 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 continuo a soffiare là. Mettiamoli qua. Senti, dai, poi vanno a prendere i piatti per le portate. Soffiala. Quelli che ho messo sul tavolo da pranzo. Subito, signora. Oh, nonno! Ehi, Giulianella. Giulianella. Mettiamo qua, chi sta mettendo? Sai, ho comprato i colori per la prendere. Soffia sempre qua, Soffia. Brava. Ho speso tutte le 2000 lire che mi ha dato papà stamattina. Continua a metterci qua. Buonasera. Soffia. Buonasera. Continua a soffiare. E allora, continua a soffiare. Che ha detto il medico? E che ha detto? Che ha la pressione bassa e pure un po' di colistite. Devo mangiare scaldato. E che aspetti? Metti questi pacchetti sul tavolo. Abbiamo messo pure a posto l'orologio. Eccolo qua. Finalmente. Ecco. Ecco qua. Ah, sei qua tu. Cara zia Memè. Dimmi, ti devo chiedere il favore di non scambiare più la mia chiave con la vostra la prossima volta, capito? Ecco. Caro Peppino, se non mi sbaglio siete uscito voi prima di me e quindi avete scambiato voi la mia chiave e non io la vostra. E questo scherzetto lo combini spesso? Ah, Peppino, quando sei noioso e pignolo. Certo, se l'ho fatto non l'ho fatto apposta. No, lo so che non l'hai fatto apposta. È che non ci vedi e non ti vuoi mettere nemmeno gli occhiali. Questo è il punto. Quanto mi fai venire nervi quando dici questo. Se c'è una cosa che io ho buona è proprio la vista. Mamma, senza occhiali, minamente pedalini. Ma il medico ti ha visitato. Mi ha fatto una visita. Come si dice, mamma? Scrupolosa, ha detto che tengo. Ma che tengo, mamma? Ah, Attilio, quello che tieni, tieni, ma la cura la dobbiamo cominciare oggi stesso. Sì, sì, sì. E allora, vediamo un po'. Ah, queste sono le gocce, le devi prendere, mi pare, dopo i pasti. E queste sono le compresse, sì, 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 le compresse, 4 al giorno. Ah, e queste sono le iniezioni.
Bellissimo. Ah, sai che fai? Vai in camera tua, ti vai a preparare che io faccio bollire l'acqua e ti vengo a fare la puntura. Il medico ha detto che sono un po' dolorose. Ma che c'entra? Bisogna vedere come si fanno le iniezioni. Mamma, ti è la mano delicata. Beh, a quello là gli farai fare la fine di tuo marito. Mio marito, caro Peppino, aveva l'arteriosclerosi. Infatti, quando parlava, si scordava quello che diceva e non voleva farsi curare perché non credeva a quello che dicevo io. Ma io, caro Peppino, lo sapevo benissimo che si era rimbambito. Si capisce, avevi rimbambito tu. E parla, parla, vada chi ti sente. Ah, Rosa, ma la siringa dove è finita? Qua, in questo cassetto. Ah, vediamo. Non si trova mai in questa casa sta siringa. Ah, eccolo qua. Perfetto. Giulianella, hai comprato finalmente colori? Sì, sì. Oh. Sì, sì. Un'altra spesa inutile. Ma perché? Ma perché ci vuole pratica. Tu quando mai hai pittato? E poi questi sono colori speciali, se non sai come si usano. Ma stiamo facendo delle prove io e Mariolina. Perdete tempo. Ecco, zia, hai visto? In questa casa una che si vuole occupare di qualcosa di nuovo, chissà perché, perde sempre tempo. Ma scusatemi, però Giulianella ha ragione. Io non capisco perché tu ti devi mettere in mezzo ai fatti di Giulianella. Perché? Non sono la zia. Sì, ma ci siamo noi che siamo i genitori. Tu sei stata che l'hai messa in testa e hai fatto di farla presentare come annunciatrice alla televisione. E ho fatto bene. E invece no, perché ci sta Federico, il fidanzato, che non è della stessa opinione e si sono contrastati. E certo, perché Federico, il fidanzato di Giulianella, è un grande ignorante. Ah, io veramente sarei qui, zia Memè. E che pensate? Che non vi avevo visto, caro no. Federico? O ci state, o non ci state. Per me siete ignorante lo stesso. E io vi ringrazio. Prego, prego, prego. Voi non capite che qua dentro l'unica persona che può parlare è proprio mia nipote Giulianella. E sapete perché? Perché? Perché ha studiato e si è presa la licenza liceale. Rocco, invece, suo fratello, è un mezzo analfabeta, come suo nonno e suo padre. Io sarei mezzo analfabeta. Peppino, tu veramente scrivi intelligente con due G e cuore col Q. Io scrivo cuore col Q. In una lettera che mi mandasti da Milano. E beh, qualche volta sotto la penna può sfuggire, no? Ma che dici, Peppino? Questi sono errori che non si fanno neanche in terza elementare. Eh già, ora magari per vendere cappelli, camici, cravatte ci vuole la laurea in lettere e filosofia, che dici? E allora sai che fai? Tieniti la posta e lascia parlare chi sa mettere insieme quattro parole. Già, perché tu saresti la scienziata. Scienziata no, ma certo ho studiato, così come ha studiato Giulianella. Già. E lei, caro Federico, deve essere contento perché Giulianella si vuole creare un avvenire indipendente. Giusto. E la smetta di tenere sempre questo broncio. Oh, adesso me ne vado, vado a fare l'iniezione a mio figlio. Però vi voglio ricordare una cosa. Comprateli il gatto pardo. Sì, il giardino zoologico. Sentite, quello che ha detto qui zia Memè è un conto. Quello che invece vorrei dire a Giulianella è tutt'altra cosa. Giulianella, amore mio, senti, l'ultima volta che ci siamo visti non mi ha dato nemmeno il tempo di parlare. Sì, perché appena io ti ho detto che mi dispiaceva vederti fare l'annunciatrice lì in televisione, tu ti sei arrabbiata, e come ti sei arrabbiata? E te ne sei pure andata lasciandomi lì in tronco in mezzo alla strada. Guarda che io l'ho raccontata a Rocco, a tuo fratello, e anche lui ci è rimasto male. E qui c'è la tua famiglia che mi può giudicare su quello che sto dicendo. Giulianella, Giulianella... Tu tieni un carattere impossibile, tieni. Io non dico, amore mio, che dopo il matrimonio la mia volontà debba nettamente prevalere sulla tua, ma almeno, dico almeno un giudizio su quello che tu vuoi. E soprattutto quello che non vuoi fare, avrò almeno il diritto di esprimerlo, se no la dittatrice della situazione mi diventi tu. Poi ti volevo dire un'altra cosa. Vedi che il fatto della televisione del provino è superato. Io tengo un amico lì sopra e sono andato a parlarci, nella mia... E mi ha dato l'esito del provino. Ce l'ho qui. Se vuoi te lo leggo.
Il video risulta poco fotogenico. La pronuncia della signorina è decisamente dialettale. Il provino purtroppo non è superato. Tieni, leggi tu stessa se non ci credi. E allora? È stato un tentativo, no? Che fai? Tutte le cose si sottopongono ad una prova per avere una certa sicurezza della buona riuscita. Due che si vogliono sposare, perché si fidanzano per fare un provino, no? E allora mi dispiace dirti che il nostro non è riuscito e che mi considero libera da ogni impegno preso con te. Ma che dici, Giulianella mia? Ma che discorsi sono? Senti, mamma, io scendo giù da Mariolina a provare colori. Me ne vado pure perché ci sta una puzza di cipolle che mi ha fatto venire mal di testa. Ma non ci puoi andare più tardi? No, come ti ripeto, c'è una puzza di cipolle che mi ha fatto venire un mal di testa da scoppiare. Me ne vado, buonasera. Ma Giulianella mia, ma te ne vai così, senza nemmeno rivolgermi uno sguardo? Giulianella. Io continuo a considerarmi un essere che quando parla l'ha fatto così, tanto per aprire bocca. Arrivederci. Aspetta, Giulianella mia, ma non vedi che cosa ho fatto? Scusami, mi sto emozionando. Tengo anche le lacrime agli occhi, Giulianella mia. E allora sai che fai? Vai là, dove? In televisione, dal tuo amico, e ti fai prestare un fazzoletto da lui. Mamma mia, no, cosa ho combinato? Donna Rosa, improvvisamente mi sono sentito come un estraneo in questa casa. Giulianella mi tratta così. No, forse è meglio che me ne vada. Ma no, Federico, no signore. Giulianella è rimasta dispiaciuta per il fatto del provino. Ah. D'accordo, però l'ho vista stavolta, donna Rosa, troppo convinta, troppo sicura di sé. Sì, ce l'aveva con me, ce l'aveva. Ma adesso voi aspettate perché Giulianella ci ragiona sopra e quando sale fate pace. Magari. E voi, cavaliere, che ne pensate di tutto questo discorso? Che ne dite? Per carità, non mi mettete in mezzo. Perché io con mia figlia e con mia sorella Memè non ci voglio avere che fare. No, allora sentite, donna Rosa, permettete, non sto bene, mi gira la testa, mi posso accomodare? Va bene, Federico, come volete fare, va bene, Federico, a dopo. Scusate. Allora, donna Rosa, ve lo metto qua su questa sedia, fatemi questa gentilezza. Ah, don Raffaele, voi con questo vestito di Pulcinella siete un'afflizione. Quando dovete fare questa recita domenicale, iniziate dal lunedì a togliere la salute alla gente. Ma io, donna Rosa, io non recito tutte le domeniche. Per grazia di Dio, se no qua ci sarebbe da impazzire. Ma dico, che te lo fa fare tu? Perdere tutto questo tempo, un direttore di banca. Se fosse per me, l'addio al teatro l'avrei già dato da un pezzo, Peppino. Certo. Sono gli amici, sono i colleghi della banca che mi dicono: Raffaele, il teatro meglio di te non lo sa fare nessuno. Già. E d'altra parte, hanno ragione. Perché ci sono le critiche che ne parlano e poi ci sono anche i giornali, tutti i giornali ne parlano. E poi il Mattino di Napoli scrive così, in questo modo, guarda. C'è la critica. Raffaele Priore nel ruolo di Pulcinella ci ha dato un'altra prova del suo amore e del suo attaccamento al teatro classico napoletano. Raffaele Priore è senza dubbio l'ultimo Pulcinella. Che ne dici, Peppi? Allora, donna Rosa, mi fate questa gentilezza, me lo stirate questo camice? Adesso non ho tempo. Oh. Ma no, con comodo. Però lo dovete stirare come lo sapete stirare voi. Sì, io ora tolgo il disturbo, permettete. E che la Madonna v'accompagna. Grazie. Oh, al grande attore, all'ultimo Pulcinella. Don Luigi, voi scherzate sempre. Sì, scherzo sempre. Io non sono l'ultimo Pulcinella, Don Luigi. Come no? Oh, Donna Rosa. Buonasera, donna Era. Voi sì. Voi siete sempre più bella del solito. Come sono io? Ma voi scherzate sempre. Ma è la verità, donna Ela, è la verità. Quante volte ho pregato a vostro marito di farvi prendere parte a qualche nostra rappresentazione organizzata dalla nostra compagnia. Ma non so, mi confondete. Voi, donna Ela, avete la taglia perfetta per fare la prima attrice. Già qua come stiamo combinati, potremmo formare la più grande compagnia di prosa del teatro classico napoletano. Voi, donna Ela, potreste fare la prima attrice. Già qua, come siamo? Abbiamo a donna Rosa. Donna Rosa potrebbe fare la mamma nobile, caratteristica, e poi c'è Zia Memè. Ah, una caratteristica comica. E poi abbiamo, guarda,
Guarda, la nostra Virginia, che bel sorriso che c'ha. E poi c'è la nostra Giuliarella, è semplice e giovane. E poi c'è Don Federico, oh, giovane, prestante e molto edante. E poi per ultimo c'è mio fratello Peppino, generico primario e parti sostenute. Ah, mi dimenticavo, oh, meno male, c'è il nostro nipote Attilio, il nostro grande mamone. È il nostro mamo, il mamo della famiglia Priore. Ma cosa dite? Buonasera! E Don Luigi, il Pulcinella. Ma che signora Elena? Ma vuoi dire? Ma voi qua state? Non vi avevo visto. Com'è che avete detto Don Luigi, il Pulcinella? Che c'entro io? È vostro fratello l'ultimo Pulcinella. Beh, cosa? Questo lo crede lui. Ma se si rendesse conto di quali panni veste qualche persona di mia conoscenza... Beh, lui si accorgerebbe che come Pulcinella è il penultimo. Che dire, capite? Non lo so, le vostre battute hanno un significato così satirico, un mordente di primissimo ordine, non lo so. Voi quando fate questa battuta, capite? Io non lo so, io me la spasso un po' io. E spassate. Io, permettete, ma io devo andare via. Raffaele, però domani venite, giusto? Ah, certo, domani c'è il ragù di Donna Rosa. Ah, certo, non possiamo mancare, Don Luigi. A posto. Permettete. Prego. E allora, Donna Rosa, indovinate quello che ci sta qua dentro. Tu, ma che ne so? No, non parlare tu, Elena, vediamo se indovinate. Ma che ne so? Come che ne so? Ma l'altra sera parlando voi diceste... Beh, avrei desiderio di mangiare? Ma chi si ricorda? Ma come? Ma parliamo di cucina tipica napoletana. Voi diceste, oh vero, da quanto tempo è che non ne mangio? Ma parliamo di tante pietanze. E dillo tu, perché devi torturare Donna Rosa? Ma no. Allora, vediamo se indovina qua. Cavaliere, indovinate voi quello che ci sta qua dentro. E volete torturare me? Io vi lascio e me ne vado. Vi lascio e me ne vado. Appena sapete quello che ci sta qua dentro, voi non ve ne andate più. E questo lo dico io. Abbiamo comprato i polipi freschi che piacciono tanto a Donna Rosa. Oh, ma quelli che io faccio affogati con i capperi e le olive. Sì. E ho portato pure capperi, olivi e pinoli. E se Donna Rosa permette, questa sera... Questi polpi li voglio cucinare io. Certo. E allora, adesso Donna Rosa gentilmente mi dà un grembiule. Lo prendo io. Sì, perché se no, se mi sporca il vestito, e chi la sente la signora Iannello? Sì. E qua c'è il grembiule. E fatemi vedere che sapete fare. E se non cucinate bene, Donna Rosa vi licenzia. Fa come me. Vieni qua invece di fare la spiritosa, vieni qua, fammi da sguattera, vieni. Come? Non la so. Dai. Vieni qua, senti Virginia, tu devi fare una cosa, mi devi prendere 3 spicchi d'aglio. Donna Rosa, mi può attaccare per favore qua dietro? 3 spicchi d'aglio, un bel ciuffo di prezzemolo e dell'olio. Va bene. Ok? Ah, e il pignatello? L'ho portato io. Pignatello? Certo, scusate, Donna Rosa. E che volete fare? I polpi affogati senza il pignatello di Creta? No. Mi dovete credere, abbiamo girato a mezza Napoli per trovare la misura giusta. Addirittura. Ma... Ah, sentite, è mare, ho un odore di mare. Sentite, cavoliere. Sì, sono freschi. Come sono freschi? Ma sono vivi! Com'è che sono? E allora? Ecco. Grazie. Ah, Donna Rosa, guardate, l'ho fatta pulire con l'acqua di mare, L'ho fatta asciugare ben bene che è venuta lucida come un brillante. Guardate, specchiatevi. Vedete quanto siete bella? Specchiatevi. E allora? Ma che fate? Come che faccio? Sto mettendo nell'olio. No, ma no. Quello è il pignatello nuovo. Se lo mettete così sul fuoco, come l'avete comprato, non dura nemmeno 3 giorni. Ci vuole l'aglio. No. Mettete qua. Sì, perché qualsiasi utensile di terracotta, se non si strofina l'aglio sotto prima di usarlo, non dura nemmeno
almeno 3 giorni, non lo sapete? E poi si sente il grande chef. Hai visto? Donna Rosa ti ha dato la lezione. Ma vuol dire che fino alla bara si impara. Che cosa vuoi? Ecco qua. Oh, adesso è pronta. Adesso è pronta? Ecco qua. Posso? Certo. Posso? Oh, e allora? Donna Rosa, che dice? Andiamo a messa domani alle 11. Oh, ma io ci vado alle 8, voi vi svegliate a quell'ora? Per una volta potreste venire con me alla messa delle 11. Su. Già, è quello che c'è da fare in casa? Chi lo fa? Io volevo vedervi con quel gosto turchese che vi abbiamo regalato. Vi deve stare benissimo. Ma perché? Voi non venite a pranzo domani? Sì? Come non venire a pranzo? Ma quante volte si parla? E quindi? Ma scusate, donna Rosa, io da 3 giorni che sto gustando, pregustando il ragù di donna Rosa Priore. E quindi vuol dire che il golf me lo metto per il pranzo di domani, no? Sì. Il golf, sapete, lo comprai io, eh? Ma che dite? Ma sì, veramente? Sì, oh. Sì. E io non ho pazienza, lui invece è bravo, è pignolo, sì, se ti va pure il prezzo. Vero. E voilà. Lo volete? Un giorno mia moglie ha detto, sai, dice, vorrei fare un regalo a donna Rosa per le continue gentilezze che lei fa nei nostri confronti. Ha detto, dice, sai, vorrei comprare un golf, però eravamo indecisi sul colore. Io poi mi sono ricordato che voi un giorno diceste che il colore turchese vi piace assai. Ed è nato il... Ah, uno è privo di parlare in presenza vostra, che voi subito incidete il disco. Ma perché? Il ragioniere è così caro, è pieno di attenzione per gli amici. Donna Rosa, ma non per tutti però, scusate, per donna Rosa, sì, perché per donna Rosa io mi getterei nel fuoco. Donna Rosa, è la persona che invidio qua dentro, è il cavaliere. Ah, non mi guardare così, tu Elena, tu pure hai delle qualità positive, ce l'hai pure, non ti preoccupare. Però mi devi credere, donna Rosa è la moglie, una signora perfetta, completa. Permettete. Ma che, ve ne andate? Non sopporto la puzza dei polipi. Come dei polipi? E la chiamate puzza? E poi non è serata, sono nervoso. Scusate, cavaliere, che fa? Non vi fa che so di fare un 3-7, una scopa, un rubamazzo? Cavaliere. Ragioniere Iannello. Vi do 4 punti di vantaggio. Ragioniere Iannello, voi siete persona molto acculturata, intelligente, ma non capite quando uno ha voglia di scherzare e quando invece no. Quando è il caso di insistere e quando invece dovete rispettare l'insofferenza altrui. Ma Luigi non sapeva aiutarvi fino a questo punto. Scusate, donna Elena, mi fa la luna. E allora se vi fa la luna, come dite voi, noi ce ne andiamo. Però torniamo domani, sperando che la luna vi sia passata. Scusate. No, è che mio marito è un poco invadente. No. Sì, per carità... Me ne accorgo che sono invadente. Lo dovete perdonare, ma sapete, no. Il negozio, gli affari. Sì, però quello che mi dispiace, non lo so, quel cavaliere non è del solito umore stasera. Non lo so. Comunque, guardate, facciamo una cosa. Io li ho conditi. Ora voi mettete un poco d'acqua e li mettete sul fuoco. Quando poi iniziano a pippiare, lo spegnete, perché l'acqua già si è quasi asciugata. Va bene? Ci vediamo da qua. Vi accompagno. No, non c'è bisogno. No, Virginia, accompagnali tu, signorina Agnello. Sì, grazie. La giacca. Ah, sì, la giacca, grazie. Ci vediamo domani allora, Ci sì, vediamo domani, va domani. Bene. A domani, Allora, donna Rosa, che dite? Io aspetto ancora oppure... Ma voi ancora qua state? Sì, ero di là. Ma se volete andare, andate. Se volete restare, state. Io non posso perdere la testa pure con voi. Va bene, ho capito. Scusate, mi ero rimasto solo... Allora vuol dire che ci vediamo. Sì, buonasera, sì. Donna Rosa. E che la Madonna vi accompagni pure a voi. Cavaliere, la saluto. Buonasera a voi. Ma dico, ti sembra giusto il modo come hai trattato quel povero giovane? Guardate, adesso il cavaliere Peppino Priore si è fatto scrupolo. Tu hai trattato i signori Iannello come la sporta del tarallaio. Non ti controlli più. Ma che significa non ti controlli più? Tu mi capisci? No, io non ti capisco. Sei tu che ti devi spiegare. Io so solamente che tutto quello che faccio in questa casa è perduto. Avete capito, don Peppino? Non ne posso più di combattere con i figli, con i parenti. La pazienza è un limite. Donna Rosa, E stai zitta tu. Ma che è successo?
Che è successo? Qua, qua, tutta la mia vita qua dentro. A fare la serva, a servire a tutta la famiglia, come una sguattera. E chi te lo fa fare? Avete sentito? Senza riconoscenza da parte di nessuno. Chi te lo fa fare? Sì, ma fammi capire cosa è successo almeno. E che è successo? Mi sono permesso di toccare quel grande uomo del ragioniere Iannello. Ma mi devono tagliare le mani, se metto più piede in cucina! Amelia, io sono l'ultimo in questa casa. Da 3 mesi quella donna mi tratta come se fosse un servo. Sì, mia figlia, come se fosse un mia servo. Figlia dice che sente puzza di cipolla. Quel maleducato di suo fratello l'ho dovuto mettere a posto, se no lo mandavo in ospedale con un piatto in testa. La senti? La senti che vipera è diventata? Mio marito non esiste più in casa, sta mandando la bottega sotto sopra. E vedrai più là di che cose che faccio da un Peppino Priore. Sì, ma la cucina non esiste più per me. Ma per me non esiste più la casa. Sì, me ne vado in campagna, come ai tempi antichi, a gustarmi la natura, invece di sopportare queste chiacchiere e queste soverchierie. Sì, Don Peppino Priore è troppo persona conosciuta, persona seria di commercio, per lasciarsi il ridicolo alle sue spalle. Mi prendo il cappello e me ne vado. Ma questo non è mio. No, ma questo è mio. E questo è un altro grande difetto di questa famiglia. Mio suocero ha rovinato l'altro cappello. E me ne vado senza cappello. Me ne vado! Me ne vado! Ma Virginia, tu non sei niente. Io, signora, no, non so niente io. Ma io mi domando se questa è civiltà. Se questo è il modo di vivere qua, in questa famiglia. Compreso anche mio fratello. Ma certo... Tutto dipende dall'educazione. Ma guarda un po'. Virginia. Sì. Tu se vuoi puoi andare. Domani, se nessuno vuole cucinare in questa casa, cucinerò io. Io devo mangiare scaldato. Buonasera, signora. Buonasera, Virginia. Andiamo. Andiamo, Attilio. Andiamo a dormire. Ma basta. Quando ti dico una cosa, tu non la devi mettere in dubbio, capito? Non mi permetterei mai, sono venuto domenica per servirvi. E questo è il difetto tuo, capito? Ah, tu parli sempre a capo di ciuccio. Ti sto dicendo, vedi qua la campione, ce l'ho qua in mano. Ah, non corrisponde a quello che tu hai fatto per il vestito. E mi dici, sono venuto di domenica per servirvi. Ma fosse stato Natale, Pasqua, qualsiasi festività, sarei venuto lo stesso. Ah, sì? Perché c'entra Pasqua e Natale? Che c'entra? Voglio dire che io tengo a cliente Don Antonio, perciò voi scegliete il campione e io faccio l'abito con un tessuto differente. E questo hai fatto? Vedi quel campione? Stessa trama, stessa tessitura, ma è un poco più chiaro. È una vostra impressione, Don Antonio. Ah, allora mi sono rimambito. Vedi che prendo la giacca e la butto fuori dal balcone, tu non mi conosci a me. Voi campione lo lasciate in camera vostra, sul comò che sta davanti al balcone. E con questo? Il sole l'ho sbiadito. E voi per questo siete più chiari. Per Antonio, ho fatto una giacca che sta alla pittura. Sì, però che tira di qua, tira. E vabbè, lo aggiustiamo. Oh, mi devi fare qua 2 spacchetti qua all'inglese. Volete 2 spacchetti? Di perché ti dispiace?
Don Antonio, per tutto il rispetto che tengo per voi, questi spacchetti usano un poco di ricchione. A me, ricchione, a me, che sono stato il più grande sciupafemme di Napoli. Ma ci sarai tu, ricchione, la tiro. Ricchione io. Robert. Sette figli e una moglie a casa. Ma non ci interessa oggi di scorso. Aggiusta. Domani lavoro tutto il giorno e dopodomani porto la giacca completa. Va bene, va bene. Aggiusta qua, dai. Vieni, vieni, Virginia. Qua mi tira. Qua, vieni, vieni, ora l'aggiustiamo. Qua, tira di qua. E allora, senti. Prendi questi. Qua. E incominciamo ad apparecchiare. Chi è sta sì, cosa qua, capito? No. Chi? Capito, aggiustiamo. Oh, capito. Oh, tira di qua, tira, tira. Aspetta. Ma guardate se questo è il posto di mettere una giacca e un malaugurio di panno nero. Mi devo misurare il vestito, va bene? E qua ve lo dovete misurare. La camera vostra che la tirate a fare? Oh. Là ci stava pure il balcone, ma Don Antonio ha detto la voglio misurare qua. Qua c'è il balcone e ogni tanto mi affaccio e vedo se arriva l'occhiello mio, va bene? Oh. Guardate il capolavoro, guardate. Ah. Donna Rosa, ci date un'occhiata pure voi? Donna Rosa. Ah, me lo deve vedere Rocco il vestito, hai capito? Che Rocco è stato a Londra. E a Londra mi dice che più vecchi sono, più vestono da giovani. E nessuno dice niente. Che fanno a Londra? Si fanno i fatti loro. Tira di qua. Se non viene... Se non viene suo nipote, lei non se lo prova. Che no, no, tu di qua non ti muovi se non viene Rocco, va bene. E allora io vado a prendere i bottoni e poi ritorno. E vai, vai, va vai, bene. Vai. Don Antonio, voi inutile che l'aspettate il signorino Rocco, perché ieri sera ha risposto malamente a Donna Rosa. Diteglielo voi. E quando è uscito stamattina non mi è venuto nemmeno a salutare. Che carattere serio che c'è questo ragazzo. A me, quando mi viene a salutare ogni mattina, perché a me viene a salutare, mi dà due baci, uno qua e uno qua. Anzi, oggi mi ha dato di quattro, due da qua e due da qua. Non mi ha detto niente di quello che è successo. Ma che ha fatto? Che ha fatto? È scostumato e non si permettesse di sedersi a tavola oggi. Oh, oh, che carattere questo ragazzo. Quando... E anche se domenica o lunedì, a tavola non lo voglio. Ah, ho capito, ho capito, ho capito. Vabbè, lui lo sapeva che non doveva venire qua a mangiare oggi. E non mi ha detto niente per non darmi dispiacere. Ai, ai. Ma quanto è bello questo ragazzo mio, quanto è bello, quanto è bello. Dunque, io vado in camera mia e quando viene Rocco mi chiamate. E se Rocco non è venuto, è inutile venire a chiamare, va bene? Papà, voi è meglio che ve lo mettete bene in testa. Rocco non ha rispetto per nessuno. A me mi rispetta. A voi vi tiene fatto e approfitta della vostra protezione per fare il comodo suo. Oh, sì. A voi che vi è venuto a baciare quattro volte stamattina, da me non si è fatto vedere nemmeno per dirmi schiatta. E ha fatto bene, perché tua figlia mia tiene un carattere impossibile. Se ti veniva a salutare, lo cacciavi via. Siccome non è venuto, è scostumato e non si deve sedere a tavola. Vi ho detto tante volte, lasciate stare Rocco. Oh! Quel povero ragazzo si sente oppresso in questa casa. Tu lo maltratti perché ti senti superba e ti credi la patria eterna. Lui lo si vizia in malafede. Io? In malafede? Sì, per l'invidia. E questa è bella. E secondo voi io sono geloso di mio figlio? Sì, perché è furbo, simpatico e intelligente. E beh, questo mi può fare soltanto piacere. Sì, ma non mi fanno piacere le idee moderne che tiene il ragazzo. E il desiderio di aprirsi un negozio per i fatti suoi. Aprire un negozio nuovo in una strada aristocratica è un'avventura pericolosa che in questo momento non possiamo correre. Sì, perché invece era comodo tenervi Rocco che badava al vostro negozio, prendendovi voi il merito di tutte le sue capacità. Siete ingiusto, scusate. Sì, sì, scusate. E vi compatisco soltanto perché quando parlate di Rocco voi perdete il lume della ragione. Che bisogno aveva di aprire un negozio nuovo quando le cose in via Rettifilo andavano bene? Ormai il negozio in via Rettifilo non è più all'altezza dei tempi, Peppi. E scusate, allora 26 anni fa, quando io vi dissi che il negozio andava ristrutturato, bisognava mettere abbigliamento e cappelleria. Poi per poco, mi ricordo perfettamente, per poco non mi mandaste i carabinieri e non ci volle poco per convincervi. Adesso che si tratta di Rocco, tutto è possibile e nessuno si deve permettere di contraddirlo. Insomma, Peppi, Rocco vuole un negozio tutto suo, dove fare da padrone e non da dipendente. Ma non capite che i clienti in via Rettifilo è un'altra cosa. In una strada aristocratica, ma dico, quando mai l'aristocrazia da sola ha mantenuto i commercianti? Insomma, i signori di via Calabrizio saranno onorati di servirsi da Rocco, perché Rocco è stato a Londra e a Londra ce l'ho mandato io con i soldi miei, perché io i soldi li tengo. E se oggi voi qua potete mettervi di stare qui a mangiare un piatto di macchina, lo dovete a Don Antonio Piscopo, lo dovete. Statevi accorti, eh? Ah, questo è bello. Vedete se sono ragionamenti da fare questi qua. Sì, perché sapete
che Rocco è l'unica mia debolezza. E voi lo fate apposta. State accorti però, statevi accorti. Dunque, io vado in camera mia e se Rocco non si siede a tavola, non si siede neanche l'Antonio Piscopo. Va bene, se sono, ma dico io come ragiona. Ma se n'è andato Don Antonio? Sì, se n'è andato. Io adesso me ne vado. Lo trovo il signorino Rocco stasera. E beh, lo chiede a me. Perché Don Antonio, signore, signore Rocco, non ce lo provo il vestito. E chiedelo a Donna Rosa, che lei lo sa. Donna Rosa non sa niente e vuole essere lasciata in pace. Allora io me ne Virginia, vado. Virginia, andiamo in cucina, che sì. Si deve lavare l'insalata. Vieni. Sì, sì, signora, subito. Ah, che bella predica che ha fatto oggi il parroco, veramente meravigliosa. Mamma, che mettiti a leggere il giornale là, nella sedia, perché non disturbare qui, che stanno preparando. Ah. Buongiorno, donna Amelia. Ho visto il ragioniere dal balcone. Ah, basta. Già. Prego, prego. Accomodatevi, accomodatevi, ragioniere. E buona domenica a tutti. Buongiorno, ragioniere. Da me, da me. Ah, no, no, no. Cara Virginia, questa l'ho comprata per donna Rosa e la devo consegnare nelle sue mani. Come anzi, volete. No, no, fai così. Prendi di questo, invece. Ok, grazie. Grazie. Cavaliere. Grazie vostra. Siete addirittura euforico stamattina. Ma che ci volete fare? A me la domenica mette sempre un'allergia addosso, no? Non so come. Vi dovete figurare. Che io il lunedì precedente già penso alla felicità che deve dare la domenica che viene. Non ne fare, non ho fatto così. E invece voi state di cattivo umore pure oggi? Non proprio come domani. Ma il cattivo umore non deve farvi dimenticare di salutare gli amici che vi vogliono bene. Scusate, donna Elena. Prego. Perdonatemi. Ma scusate, ma donna Rosa dove sta? E sta in cucina e non vuole essere disturbata, lo sapete. Ma se vi può far piacere, sta preparando il ragù per voi. Per me? Che c'entra per me? Per me solamente. Ma io la devo disturbare però. Devo andare a vedere i polipi se sono venuti come dico io. E poi, cavaliere, voglio fare omaggio di questa torta. Questa cassata siciliana, il dolce che a lei piace tanto. Ma non credo che la deve mangiare tutta mia cognata. No, che c'entra? Ah. Io l'ho portata per lei, ma si capisce. Poi la gusteremo tutti quanti. Ah. Sì, una sera parlando di dolce, lei ha detto che la cassata siciliana ne va pazza. Ecco che ho portato. Voi ve ne siete ricordato e l'avete portata. Ma certo, ma perché, scusi, a voi che fa? Non fa piacere che io mi ricordi di certe cose? No, mi dispiace soltanto che non vi ricordate di certe altre. Per esempio? Che donna Rosa ha un marito, che sono io. E beh, lo dicevate a me. Io non vi avrei fatto incomodare. E la cassata siciliana gliela compravo io a mia moglie. E perciò voi così mi togliete il piacere di fare un omaggio a donna Rosa? Ma scusate una cosa. Ma a voi la cassata piace? No. Io tengo un po' di colite. Non so se la cassata alla siciliana posso mangiare. Sto in cura. Va bene, oggi è domenica. Mamma, la posso mangiare la cassata alla siciliana? Ah, ragioniere, è un pezzettino. Un pezzettino. Bravo, un pezzettino. Vabbè, scusate, ma io devo andare a vedere i polipi se sono venuti come dico io. E senti che facciamo? Noi andiamo così tu ti cambi, se no ci si macchia tutto il vestito nuovo e ti metti il vestito da casa. E nel frattempo ti faccio anche la puntura. Me l'ha fatta stamattina. E ti do le pillole. Me ne devo prendere a tavola, dopo i pasti. Non so quello che ti devo fare, ma una cosa te la farò. Fagli la traparazione del cranio. E questo è lo spirito domenicale di mio fratello. Con permesso, signora Elena, scusate. Zio Peppino. Voi le abbigliate sempre a scherza, mamma. Mamma è pratica perché ha curato la buon'anima di papà fino all'ultimo. Se non moriva, povero papà. Già. Mamma non lo lasciava.
fatevi fare una puntura a mamma e vedete che l'ago nemmeno sentite. Il gelo la gelosina chi ce l'ha curati, non ce l'ha curati mamma? Chi se ne accorta che voi avevate il fegato malato? Non se ne accorta mamma? Mamma è istruita, voi la pigliate a scherzo. Ma comunque, vado a trovare mamma che mi sta aspettando, con me messo. Prego, vai. Prego. Povero figlio, è troppo buono. Eh sì, è ora un ragazzo molto sveglio. Mia sorella l'ha imbalsamato. A volte per il troppo affetto. Già. Don Peppino, io vorrei dirvi una cosa. Voi a mio marito dovete prenderlo così com'è. Io lo so, lui è un po' esuberante e a volte è noioso per come prende a cuore la vicinanza. Ma io vi giuro che per la vostra famiglia si dovrebbe uccidere. Però io l'ho capito. Voi non lo trattate più come da principio della nostra amicizia. No, vedete. Anche lui ha capito. E proprio ieri sera mi disse: sono addolorato di come mi tratta il cavaliere da qualche tempo a questa parte. Io non voglio dare peso alla cosa, perché se gli avessi detto di aver avuto la stessa impressione, sarebbe stato capace di mettersi a piangere. Ma a me potete dirlo, ma cosa avete contro di lui? Vedete, è che non sono sempre del solito umore, di buon umore. Ho capito. Allora voi non vi volete confidare? Vedete... Va bene. Vedo che ho toccato un tasto doloroso. Però dovete farmi una promessa, cavaliere. Se per questo stato d'animo vostro c'entra in minima parte mio marito, io lo devo sapere. Non adesso, domani, dopodomani, quando vorrete voi. Ma io devo sapere. Vedete, io vi direi forse cose che voi già sapete e che probabilmente sanno tutti. Ma io vi giuro che non so niente. È meglio. Diamoci la mano allora, perché siamo in due a non sapere niente. Ma, cavaliere, io non capisco. È meglio, donna Elena, meglio. Vedete, voi in questo momento vi trovate in uno stato di grazia. Perché dovrei essere io a togliervelo. Cavaliere, continuo a non capire. È meglio, donna Elena, meglio. Vedete, se non sono rose, non fioriranno. Ho l'impressione che siano rose con molte spine. Che peccato, sì. Sì, è stato fatto apposta, sicuro. Cosa sì, guarda, oddio. Guarda, è stato fatto apposta, il pignatello quello dei porti. No, no. Guarda, pieno di acqua sporca. Sì, ma se ne fa possibile. Sì, ne fa possibile, guarda, guarda cosa c'è. Ma che damaggio, ce ne sì, è stato fatto apposta, guarda, guarda. Ci sono pezzetti di carbone, c'è un pezzo di una cartolina. Sì, c'è un francobollo staccato. E tu che pensi, non è stato fatto apposta? Sicuro? Guarda, 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 guarda cosa c'è. Un laccio di scarpe anche. Oh, mon Dio. Guarda, guarda, un laccio di scarpe. Ah, sì, sì. Sicuro è stato fatto apposta. Sì. Io in cucina non ci sono proprio entrato, sapete? Ma che c'entrate voi? Ma perché? Siete stato voi. E secondo voi io non avrei di che pensare. No, ma diciamo così, magari per fare uno scherzo. Ah, già. Ma che scherzo è scherzo? Sono stata Virginia quella sbadata. Sì, sì, invece di buttare l'acqua nel lavabo l'ha messo lì nel pignatello. Comunque fa una cosa, guarda. Vada donna Rosa, portalo là dentro il pignatello, che è tanto addolorata per il fatto dei polipi che... Va bene. Vai a salutare. Con permesso. Ah, peccato però, perché dovevano venire, che erano gustosissimi. Ma comunque, mettiamoci una pietra sopra e non ne parliamo più. E che c'è da fare? Ah. Che sole, eh? Ha fatto delle giornate, una più bella dell'altra, una appesso all'altra. Non sembra nemmeno inverno. Saranno ragazzi, che bello, scusi. Prego, prego. Oh, Maria Carolina, dammi un bacio, buongiorno. Sì, buongiorno. Accomodatevi, accomodatevi. Buongiorno. Ciao. Ciao, signora priore. Oh, Roberto, buongiorno. Cara Maria Carolina. Carissimo, come va? Ah. Salute papà. Subito, subito. Federico. Bravo l'ingegnere, vedo che le ha portato pure il dolce a mamma, eh? Sì, sì, il dolce che lei preferisce, sopra qualunque altro, la cassata siciliana. Lo so che lei preferisce, ma ora giustamente, cosa c'è da fare? Ora
c'è quella del figlio e preferirà quella del figlio e la mia passerà in seconda linea, è normale questo. Oh no, ragioniere, come si dice, all'ospite spetta sempre la precedenza. Vabbè, comunque ragioniere, non ha importanza, invece di una ne abbiamo due cassate siciliane. Come dicevano gli antichi latini, meli abbondare quam deficere. Giulianella mia, comunque tu hai torto. Non devi insistere, perché quantomeno non l'hai saputo fare. Ma cosa, scusa, ma perché? Guardatela, fa la scema per non andare alla guerra. Senti, Federico non si doveva avvicinare a noi all'uscita dalla chiesa, con una faccia tosta come se niente fosse accaduto. Giulianella, quando lui si è avvicinato per salutarmi, secondo me lui in cuor suo nutriva ancora la speranza di riuscire a fare pace con te. Però tu poi l'hai voltato alle spalle, l'hai lasciato così da solo. Io penso che addirittura si stesse mettendo a piangere. No, no, piangeva proprio. L'ho visto io con questi occhi. Oh, ma finiamolo ragazzi con queste tragedie. Io non dico che Giulianella non deve più fare pace con Federico, questo no. Però una lezione se la merita, così la smette di fare il dispotico. Federico è un bravo ragazzo. Va bene. E poi adora Giulianella. Sì. Quando l'ho visto solo, lì, fermo sulle scale come un cane, io ho sentito un nodo alla gola. E poi sai, anche col fatto che voi siete fidanzati, che tutti sanno che voi siete persone conosciute e che vi siete voluti bene, credo che non abbia neanche fatto una gran bella figura davanti agli amici. E penso che anche per questo lui stava così dispiaciuto. No, solo per questo. E certo, l'orgoglio. Ma che sperava, che mi sarei gettata ai suoi piedi in presenza di tutti? Però lui un gesto di sottomissione nei tuoi confronti l'ha fatto, scusa. E ne deve fare ancora assai se intenzione di ristabilire con me il rapporto di brava. Intanto oggi è una bella giornata, è meglio che passi la domenica passeggiando sotto casa mia. Piglia un poco d'aria. Ma comunque, stai attenta, questo è un consiglio che ti do. Perché io credo che un uomo come quello è difficile che tu lo trovi un'altra volta. Sì. Per adesso comunque vado a salutare la mamma. Vai. Roberto caro, andiamo? Eccomi, permesso. Prego, fate con piano, prego. Un piatto. E vieni, Attilio, vieni. Lo spettacolo è magnifico. E quando è finito ce ne torniamo a casa insieme, vieni. Sì, Raffaele, ma l'altra volta non mi ricordo che ricevavate. Mi scoccia un po' per dire la verità. Ma perché l'altra volta avevo una piccola parte. E poi ero un dal lavoro drammatico. E poi pure perché recitavo senza maschera. Io oggi voglio vedere come fate il Puccinella. E oggi te lo faccio vedere. Vedi questa maschera? Ah! Don Luigi, voi qua siete, neanche me ne ero accorto. Io è da 5 minuti che vi guardo. Che stavate dicendo? Attilio, vieni qua. Don Luigi, vi faccio vedere questa maschera. Questa maschera è la maschera più famosa che c'è a Napoli. Addirittura. Questa maschera è stata creata dal cavo di legno di Antonio Petito. Di Antonio Petito? Dal cavo di Antonio Petito? Dal cavo di legno di Antonio Petito. Capisco. L'attore che indossa questa maschera è famoso su tutta Napoli. Questa maschera, Don Luigi, questa maschera ha il pregio di esprimere tanti momenti nella sua sensibilità. Questa maschera esprime il sorriso, il pianto. Questa maschera implora, ama. Questa maschera, Don Luigi, questa maschera persino odia. Boom! Allora, facciamo una cosa. Indossate questa maschera, vediamo. Indossate questa maschera. Ve la faccio vedere. Odia, ama, implora. Aspettate un attimo. E allora, ridete, vediamo. E voi avete riso? Sì. Ma me la vedo che avete pianto, per favore. Ma che dite, Don Luigi? Voi non capite niente. Questa è la maschera di Antonio Petito, lo ripeto. Antonio Petito sì, ma lui non c'è però. Certo, io mica sono lui, mi dovete scusare. Va bene. Zio Raffaele, insomma, è pronto per voi. Grazie, Maria Carolina. Servito da te, non potevo sperare di meglio, grazie. Grazie. E questo è il pranzo per il signorino Attilio. Grazie. Ecco, per te. Ecco. De Raffaele, la mamma mi ha detto che la frittata non la posso mangiare, ma io la mangio lo stesso. Poco però, poco. Ma che cosa fai?
Ma non lo sai che la frittata non la devi vedere neanche col binocolo? E tantomeno l'insalata cruda. Fallo mangiare. Tu sarai contento soltanto quando quello avrà piegato le ginocchia per la debolezza. Peppino, ma quand'è che ti occupi un poco degli affari tuoi? Già. Virginia, sì. Porta via immediatamente questo piatto e portane uno con un pezzettino di formaggio e sei olive bianche oppure un po' di prosciutto cotto. E basta, è un bicchiere d'acqua. Va bene, signora. Ma guarda che cosa. Tra poco ci mettiamo a tavola pure noi. Mamma ha fatto un ragù davvero eccezionale. Ragioniere, venite a sentire. Oh, mamma venite mia. A sentire la fragranza, ragioniere. Ma io pure così faccio a casa mia. La scarpetta. Sì, è solo la dannazione di mia moglie, credetemi. Ecco. Questo è il pranzo per i signori d'Attilio. Tu perché fai la spiritosa? Io sto proprio bene, questo posso mangiare. Zitto, ma chi ti ha detto niente, vai, signora? Vai in cucina, vai in cucina. E tu zitto. È arrivato il dottore. Va bene. Zia Mimè, il dottore. Ho capito. Scusate, qual è... Ingegnere, è arrivato lo scherzo. Ingegnere. Allora, ma qual è... Quale opera rappresentate? Ah, un lavoro impegnativo, molto impegnativo. La palombella somme vola, l'abbiamo provata per più di 40 giorni. Sempre di Antonio Pedito? Eh sì, io recito soltanto le sue opere e basta. Certo, certo. Accomodatevi, dottore, accomodatevi. Buongiorno, dottore. Signori, buongiorno, dottore. Signora Amelia. Dottore. Le ho portato i libri che mi avete imprestato. Oh, dottore, ma siete troppo compito. È un piacere prestarli a voi. E sapete perché? Perché siete uno dei pochi che li restituisce. Io ho un grande rispetto per le cose degli altri. Lo so. Soprattutto per i libri. Mi dà un grande dolore perderne uno per averlo dato in lettura a un amico. Sì. Questi sono vostri. Dottore. Li ho fatti rilegare io stesso con una carta cerata che uso per i miei, in attesa di farli rilegare definitivamente. Siete veramente una persona speciale, grazie. Ma sono permettete, io devo andare via, scusate. Prego. Ci sono i compagni che mi stanno aspettando, prego. Permettete tutti. Prego. Ma io vorrei sapere che glielo fa fare, di privarsi. Di trascorrere una domenica in famiglia, qua, tutti a tavola, e di correre addirittura col mangiare sullo stomaco. E invece io lo ammiro e lo stimo tantissimo, perché fa una cosa che gli fa piacere fare, certo. E questo è tutto. Mamma, allora vado a mettere il vestito nuovo un'altra volta? Ma perché? Come se dovessi andare a San Carlo. Ma per andare con lo zio Raffaele così vai benissimo. Allora vado a trovare lo zio Raffaele. Ti raccomando però. Stiamo attenti. Va bene, mamma, arrivederci. Ciao. Io ci sediamo. Ah. Va bene. Mettiamo un po' di... Virginia, senti, i maccheroni lasciali riposare 6 o 7 minuti nell'insalatiera, così si insaporiscono meglio. Oh. Mettetevi a tavola, perché io mentre mi vado a rinfrescare un pochino, sì. Perché puzzo di cucina che Dio lo sa. E voi vi sistemate e mentre Virginia porta in tavola. Con permesso, eh? Prego. Ma è il nonno? Il nonno non si siede a tavola se prima non viene Rocco. Veramente, Don Antonio dove sta? Che è quello? Io a Rocco l'ho visto dal balcone e l'ho chiamato perché Donna Rosa mi ha dato il permesso. Già. Va bene? Porta via. Senti Virginia, chiama papà che Rocco sta salendo. Ancora ci vuole un po', ma sta salendo. Sì, grazie. E buongiorno. 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 E già qua. E Rocco dove sta? Sto qua, nonno. Siediti qua vicino a me, dai, siediti. Mi spiace nonno, ma non mi posso sedere adesso. E perché? Giulianella, senti, io sono rimasto d'accordo con Federico che gli aveva fatto cenno dal balcone se poteva salire oppure no. E lo chiedi a me. E chi lo devo dire? Senti, se sale Federico io me ne scendo giù da Mariolina e mi faccio invitare a pranzo da lei. Ma allora vuol dire che me ne devo andare pure io. E se te ne devi andare tu, il permesso te lo devo dare io? Nonno, senti, no.
Federico è un mio carissimo amico. Tu certe cose le devi capire. Non lo posso lasciare solo in un momento di bisogno, soprattutto dopo che ha fatto una sciocchezza. Tu adesso non fare i capricci, siediti e mangia. Tu sei un uomo di mondo e sai quali sono i doveri dell'amicizia. Ma perché Federico non può salire pure lui? Ma perché ha litigato con Giulianella? E Giulianella fa la cortesia a darsene lei se non vuole vedere a Federico. Ah, io me ne posso andare. Se poi servirne Marrocco ve ne andate pure voi. Eh sì, perché il malumore in questa casa chi l'ha fatto nascere? È stata tu. Vabbè, ad ogni modo, o io o lei, non ha importanza, nonno, me ne vado. Oh, aspetta, aspetta. Mannaggia la porta pedente. Ma è possibile che neanche una domenica si può stare qui senza pace? Ma già sul piatto di maccheroni. Ma statevi accorti, ah! Statevi accorti! Senti, Rocco, chiama Federico. E tu stai al tuo posto. Perché come sto con i nervi oggi, non ti conviene di fare la cretina, hai capito? Però non mi potete costringere a parlarci. Vi avverto che io non lo guardo nemmeno in faccia. E vabbè, questi sono affari tuoi. L'importante è che non ti muovi dal tuo posto. Va bene, nonno, allora io vado. Fra due minuti sto qui. Va bene, quando vieni mi seguo, ti preoccupare, vai. Non esageriamo. E allora, saluto. Vino novello. Non esageriamo, grazie. Ma un goccino proprio, Basta, grazie. Ottimo. Sento un odore di ragù eccezionale. Sì. È buono. Io dovevo usare la giacca da Antonio, ma che facciamo? Che scusata! Caspita, che doletta, mamma! Ma perché? Devo stare sempre come una serva? Donna Rosa, anche voi quando siete in cucina con il grembiule siete sempre la signora che siete. Ma che c'entra? Ma poi ho voluto fare onore al golfo che mi ha regalato il ragioniere Agnello. Cioè, che la signora Agnello mi ha regalato. E che io ho scelto per voi, se permettete. E chi ti vuole togliere il merito? Complimenti, ragioniere. Grazie. Siete stato davvero di gusto. Grazie. Mamma, davvero, sono contenta. Questo golf turchese, non lo so, addirittura vi ringiovanisce. Ma perché, Maria Carolina? Sono vecchia io. No, per carità, io non intendevo dire questo. Volevo solamente dire che alle volte, non lo so, una pettinatura particolare, un monile o anche un indumento riesce a togliere anni anche alla persona più giovane. Certo, mamma. Guarda, sai, questo golf è troppo giovanile per te. Sai che fai? Ne compri uno di una tinta più seria per te e questo lo regali a me. Giusto. Ma scusate, e Donna Rosa farebbe questo torto a me e alla mia signora? Ma voi lo dite veramente? No. Ma io lo desideravo così tanto il golf turchese. Mamma, io stavo scherzando. Ti sta una meraviglia. Va bene. Comunque basta che la pasta si fredda. Forza, piatti. Ah, questa sì che è musica! E voilà! Oh, okay. A posto. E adesso, Virginia, puoi portare il ragù? Sì, signora, arrivo! Eccomi! Che profumo! Serviti. Signora, ha perso questo in cucina. Grazie. E allora, signora Elena? Oh, grazie, a me sono un mestolo. Hanno un aspetto magnifico, però se vedo piatto pieno poi non mangio più. A me meno di un mestolo, perché io lo sai. Poi la sera me li faccio scaldati, li faccio bruciacchiare in padella. È brava sulla zia Mary che ci ha pure i trucchi. Sì, Maria Carolina? Grazie, no. Brava. Che odore. Dottore. Sì, grazie, un altro poco, grazie. Dottore. Lo so che grazie. Una forchetta. Dottore. Don Luigi. Oh, sì, grazie. Basta così, grazie. Che poesia. Questi sono i tuoi. Ecco, Bettina. Okay, grazie. E allora, signora, un po' di vino? Basta, grazie. Ma il formaggio? Signora, prima, un po' di vino, no? Federico, ah, sì, questo qui lo passiamo qua. Sì.
Oh. Molto buono. Ecco. Questo è per Rocco. A posto. Questo è per Rocco. Vabbè. E voilà. E questo qua. E questi sono i miei. Ecco. Oh, e adesso ci mettiamo a tavola. Esatto. E buon appetito. Buon appetito. Buon appetito. Buon appetito. Buon appetito. Ma papà, ma vi volete sedere? No, 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 no. Veramente, Don Antonio. No, no, ora che viene Rocco. Oh, questo Rocco è una fissazione. Oh, eccomi qua, eccomi qua. Cuccio mio. Ehi qua, dai. Siedi da casa Antonio. Innanzitutto, un bel bacione a mamma. Ma quanto è bella sta mamma nella mia, quanto è bella. Madonna mia, ma che barbatura che tiene questa? Mo che c'è pure a te la barba. Sì. Federico, ma voi non entrate? Sì, sì, sì. Presto, presto. È quello che tenga appetito, dai, sediamoci. E i maccheroni miei dove sono? Dove sono i maccheroni miei? Eccoli qua, Don Antonio. Volta, volta qua, volta qua. Ah. Buon appetito. Buon appetito. Don Antonio, ma arrivate sempre in ritardo. A momento attacchiamo al secondo. No, non abbiamo quasi finito. E io comincio adesso, vabbè. E se buon appetito può valere per voi, vale per me, per Rocco e per Federico. Bravo. E adesso posso cominciare pure a studiare la poesia di Natale. Bravo. Okay. Roccuccio mio, senti qua, tu sai che dimmi. A me piace mangiare all'aria aperta. Sì, dai, certo. Respiro meglio. Lo accompagnami so. Là, dai, così mangio lì e poi quando vi stavete bisogno per addormentare mi porti in camera mia. Va bene, va bene. E mi metti a letto. D'accordo. Ah, e poi mi devi svegliare quando viene il santo Catiello. Sì. Poi, diglielo tu, non mi vuole fare gli spacchetti alla giacca di no. Guarda, sì. Diglielo tu che a te ti sente. Ma che cretino, li deve fare. Ecco, guarda, bravo. Quando lo vedo glielo dico ecco, io. Ecco, diccelo, d'accordo, sì. Signori, permesso, eh? Prego, 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 prego. Bravo, grazie, grazie, vai. Scusate. Ah, vai, sta bene. Ecco. La salute. Complimenti. Grazie. Ma tu non mangi? Mi piacciono tiepidi e poi non ho molto appetito. Ma voi avete tolto però così, cavalieri, mi dovete scusare, perché il ragù di nonna Rosa non si rifiuta mai, Voi che ne dite, dottore? Ah, io predico ai miei clienti di mangiare scondito, ma di fronte alla bontà di questo ragù non si può resistere. Bravo, dottore. E buon proseguimento a tutti questi illustri signori. Bravo. Son Pulcinella Cetrulo, servo devoto di chi lo apprezza e di chi lo disprezza. Lascia piedi di questo simposio insimponziato una lacrima grande e lunga come una cocozella. Ma il dovere mi chiama. La turba in turbolazione mi aspetta, il richiamo delle tavole tarlate e traballanti è più forte di questo ragù! Di questo ragù priorano! Che tant'acqua mi sta facendo salire sulla bocca e che tra poco, se continuo così, mi scoppia la meningite! Suonate campane! Sparate le botte! Sciacquettio facemmo per tutta la notte. E a questi signori che m'hanno sentuto, non valso mi vanno con un gran bello saluto. Bravo! Bravo! Ma quanto è simpatico però, È davvero. Lui ci tiene la passione dentro, lui lo sente il teatro. Oh, sì. Ha la passione dentro. Sì. Ma Giulianella, ti dovevo chiedere, a proposito di quel certo provino che facesti alla televisione, hai saputo più niente? Hai fatto questo? Madonna, che guaio! Tu con queste parole la devi finire, hai capito? Ma perché, che ho detto? La Madonna sta fuori dai comandi tuoi. Ma no, mi sono sbagliato. Il fatto è che Maria Carolina ha toccato un brutto tasto. Ma perché, che ho detto? Perché il provino non è riuscito e non mi hanno voluta. Senti, Giulianella, voglio approfittare qua davanti a tutti i tuoi parenti e ai tuoi amici. Per tutto, credimi, dal profondo del mio cuore, per tutto quello che ho fatto, ti chiedo scusa. Senti, se avevi un poco di dignità, non ti saresti permesso di salire qua per fare la figura che stai facendo. E se sono rimasta a tavola quando tu sei arrivato, devi ringraziare papà e nonno che mi hanno costretto a rimanere. Ma ora chiedo scusa a papà e a tutti quanti e me ne vado in camera mia.
Giulianella! Te lo dicevo io, Rocco, te lo dicevo che Mano, ti vuole bene, devi solo aspettare un paio di giorni. Ma che carattere puntiglioso che ha quella ragazza. E comunque, non ci veniamo la domenica e continuiamo. Forza. Già. Zio Mimè, ti dovevo chiedere, ma avevo saputo che stavate finendo di scrivere un romanzo. È andato tutto bene? Ma qui non si può buttare uno starnuto che già lo devono sapere tutti. Ho saputo che stavate narrando le vicende di un certo avvocato. Sì, l'avvocato che abitava al secondo piano. E che ci ridi, scemo? Quello si era innamorato pazzamente. Perché? Uno non si poteva innamorare pazzamente di me? E anche io ero innamorata pazza di lui. E sapete cosa feci quando mi innamorai dell'avvocato? Andai dalla buon'anima di mio marito e gli dissi: Salvatore, se ti piace così, e se no ci separiamo. Perché io sono una donna moderna, non sono donna da avere dei sotterfugi, di corna, tutto deve essere alla luce del sole. Ma piuttosto volete sapere come si intitola il mio nuovo romanzo? Come si intitola? Il titolo è Sì, ma ci vuole coraggio. Proprio così. Ci vuole coraggio, pulizia interna, purezza di sentimenti, invece dell'ipocrisia, la falsità e l'abuso di fiducia. Complimenti, cavaliere. E da quando che vi siete seduti? Ci siamo seduti che non avete spiccicato nemmeno una parola. E ha parlato solamente per dire sciocchezze. Virginia, porta la carne con le patatine fritte e poi porta pure l'insalata. Subito, signora. E buon appetito a tutti. Peppino. Ma papà. Cavaliere. Ma non ti senti bene? Non ho più appetito. E ve ne andate. Cavaliere, però dovete fare onore al recuso di Donna Rosa, dovete scusare, sennò Donna Rosa si arrabbia. Ragioniere Iannello, per Donna Rosa se io ho mangiato o non ho mangiato non ha nessuna importanza. L'importante per lei è che avete mangiato voi. Io? E che c'entro io, scusate? Centrate, ragioniere, voi centrate sempre. Ma che stai dicendo? Tu mi capisci? No, io non ti capisco. E mi capisco io. No, qua dobbiamo capire pure noi. Papà vuole dire che mamma prima di tutto si preoccupa degli ospiti. Ma certo, ma perché è una padrona di casa perfetta. Ragioniere Iannello, se non parlate è meglio. Perché la pazienza è pazienza e la mia è arrivata al massimo di sopportazione. Ma quale pazienza? Ma che stai sopportando? E poi perché la pazienza tua è arrivata al massimo? Mi capisco io. Di nuovo? No, non ti capiamo, ti vogliamo capire pure noi, parla, io ti sento. Lasciami stare, Rosina, lasciami stare, io me ne volevo andare proprio per non arrivare a questo. Ne parliamo stasera, forse è meglio, adesso non è il caso. E perché stasera? E che ci abbiamo i segreti noi? Parla, forza, parla, possono sentire tutti quanti. Ho i figli presenti. Mamma mia, o ci stanno i figli presenti o non ci stanno, non è la stessa cosa, parla. Io sono l'ultimo di tutti in questa casa. Da 3 mesi Donna Rosa si è comportata, non mi tratta più come una persona normale, mi tratta come se fosse un servo. Sì, tutto quello che faccio è malfatto, se le faccio una domanda non mi risponde, se mi muovo le do fastidio. Insomma, un insieme di cose che mi dicono chiaro e tondo, come quando io e lei navighiamo in questo mare torbido e infetto. Addirittura. Non esagerare, Peppino, adesso. No, Mimè, è proprio così. Don Peppino non ha detto tutto quello che voleva dire. Ah, l'hai capito, Rosina. Il rospo in corpo te lo senti. E ognuno si tiene il rospo suo. E se il tuo ti dà fastidio e ti mette in condizione di fare la figura di Pulcinella come quella che ha fatto tuo fratello, che se n'è appena andato, fallo uscire fuori. Il mio me lo tengo e sta bene dove sta. Amelia, quanto ti stimo. Come avevi ragione poco fa. Com'è stata limpida e chiara la tua vita. Invece eccola là, mia moglie, la vedete? Tutta ingiallata, improfumata. Pure l'anello di fidanzamento si è messo. E il bracciale che le regalai per la nascita di Roberto. Vergogna! E con il golfo turchese che si è fatto regalare dal ragioniere Iannello. E io qua, fesso, in continua ammirazione di questa tresca schifosa. Thank you.
cavaliere, ma voi vi siete reso conto di quello che avete detto? Dico, vi siete reso conto di quello che avete detto? Oh, mamma mia. No. Ma tu sei pazzo. È pazzo. Perché mi sono messa i gioielli, la colonia e il golf turchese. Andiamo, queste sono cose inaudite. No, aspetta, Eli. Aspetta. Io non ho nessuna intenzione di sottrarmi ad un'accusa così grave. L'amicizia è amicizia. E sento che il cavaliere in questo momento sente bisogno di sentire una parola umana, cosa che solo io gli posso dare. Per giungere a questo vuol dire che il cavaliere ha sofferto, sì, sì, sicuramente avrà sofferto, giustamente o ingiustamente. Chissà da quanto tempo si tiene, diciamo, in corpo così questo rospo. Comunque, per quanto mi riguarda, io ho il dovere di dire che ho stimato questa famiglia come stimo la mia. E voglio bene tanto il cavaliere che Donna Rosa con lo stesso sentimento rispettoso che mi lega a tutte e due. Cavaliere, se volete credere a queste mie parole, che sono sincere e che partono dal profondo del cuore, e allora va bene. Se no, non posso fare altro che chiedervi scusa dell'equivoco che avete preso o che io involontariamente ho provocato. Era, adesso possiamo andare. Sì. No, no, voi dovete restare. E per quale motivo dovete uscire da casa mia? No, qua ci stanno pure i figli. Giulianella, vieni pure tu. Mamma tua se la intende con ragioniera. Così ha detto papà. E tu non dici niente. Maria Carolina, tu nemmeno parli. E tu, Roccuccio, non te ne eri accorto che mamma faceva l'amore con ragioniera? No, tu te ne devi andare. E noi, miei figli. E noi, ragioniera, anzi, il ragioniere sì che è una cara persona. Perché i miei figli lo sanno chi sono io. Tu no. I miei figli sanno chi sono e come la penso io. Tu non vedi niente. Né come ho portato avanti i figli, né come ho portato avanti pure una casa. Li vedete questi mobili? Vicino a questi mobili, sì. Questi mobili, sì. Questi mobili sono stati la salute di Donna Rosa Priore, sì. E ho gettato sangue, ho sputato sangue su questi pavimenti. Li vedete questi pavimenti? Ho sputato sangue, sì, per mantenerli puliti e lucidi così. Oh, mamma. Così. Ma Rosina, così. Ma ti sei impazzita? Così. Alziamo, così. Aiutatemi. Alzati, Rosina, ma che fai? Lasciatemi. Dio mio. E sapete qual è stato tutto il fastidio che lui ha avuto per i figli? È nato Robertino, un bracciale. È nato Rocco, il laccio d'oro. E qua sta Giulianella, lo spillo di brillanti. E dopo, indifferenza, strafottenza, disprezzo. Non ti voglio vedere più, vattene, sì. Anzi, sì, e questo è Roberto. Chi è? E questo è Rocco. E questa è Giulianella. Io non ho bisogno di oggetti per ricordarmi che ho fatto i figli con te. Tu ti devi ricordare di averli fatti con me. Ah, sì, e questo. E questo è l'anello di fidanzamento. Sì, l'anello di fidanzamento. Tieni. E ricordati l'invito che mi facesti alla Casina Rossa, a Torre del Greco. E quello che mi dicesti a tavola. Roberto, bello di mamma, vieni qua. Roberto. Figlio mio, io e te, figlio
figlio mio, io e te siamo vivi per miracolo. Hai capito? Per miracolo ci troviamo al mondo. Oh, Madonna mia, mamma. Roberto. Mamma, che hai, Roberto. Mamma? Aiuto, mamma, mamma, sta svenendo. Prendete una sega. Aiutatemi. Fate largo, fate largo. Per favore, fatela respirare. Piano, piano. Maledizione, signore mio, aiutatemi. Oddio mio! Senta, senta il posto, dottore, che dice? Piano, piano, state che dice la portiamo in camera sua, la sistemiamo? Sì, sì. Forse è meglio. Forse. Aiutatelo, aiutatelo, santo cielo! Santo cielo! Nonna, così, mamma! Donna Rosa, ma che fa? Avete una salute di ferro, no. Piano, piano. Piano, mamma, piano. State calmi. Donna Rosa, forse. Mamma. Portate una siringa, per sì, favore. Sì, dottore, ci penso subito io. Ci penso io. Maledetta, maledetta la mia vita, maledetta, maledetta, maledetta la mia vita, maledetta. Che ore sono? Oh, Peppino. Le 7:10, che fa? La vuoi pure tu una spremuta d'arancia? Grazie a me. Come? Amelia, non sono più la zia Memè. Signora, l'aranciata? Eccola qua, gliela porti tu per piacere? Sì, certo. Grazie. Ah, Peppino, Peppino. E la febbre? No, non ti preoccupare, è già passata. E poi il medico mi ha detto che pericolo di complicazioni non ce n'è assolutamente. E allora posso stare tranquillo? Non ho più difficoltà nell'articolare le parole. No, parla benissimo quando si dimentica della famosa paralisi. Però sai, poverina, quando balbetta, quando si inceppa nel parlare, non è che lo fa apposta, è come se si fosse veramente suggestionata. Ma magari ti do una bella tazza di caffè caldo? Più tardi a me. È più tardi. Mi sento così avvilito. Certo. Così stanco. Non ho più la forza nemmeno di alzare un dito. E Gesù mio? Ah, Peppino, Peppino. La tua sì. Non è stanchezza fisica. È abbattimento morale. E sai che facciamo? Io ho già detto a Rocco di andare ad aprire lui il negozio. No. E così oggi tu ti riposi. No, no. Come no? Devo riprendere l'attività e le abitudini quotidiane. Lo sai cosa devi fare, caro fratello? Per prima cosa ti devi mettere in pace con tua moglie. E poi anche con i signori Iannello. Ti prego, in questo momento, di non toccare questo argomento. Ah, mamma mia. E allora, non la vuoi proprio una tazza di caffè? Più tardi. E chi? L'hanno lasciata accesa ieri sera. Ma guarda un pochettino. Ma cose. Uè, salve. Don Antonio, ma perché avete spento la luce? Io? Ma io la volevo accendere, ah. Ma l'hai lasciata accesa ieri sera tu? Che volete? Abbiamo fatto tardi e quindi... Ah, e ti sei alzata così presto? Don Antonio, non lo sapete che più a letto si va tardi e meno si dorme? Ma sai, sono passato dal salotto e ho visto che c'era Roberto e sua moglie che dormivano su due divani. Ma hanno dormito qua stanotte? Certo, se li avete trovati su divani. Già, ma perché? Ma. Le ho detto che abbiamo fatto tardi. Ma io la mattina sono il primo ad alzarmi. Sì. Io la mattina mi metto qua, in questa poltrona, per vedere come si presenta la giornata. Uè, Peppino. Buongiorno, papà. No, stai comodo. Ma no, poi tu ti sei alzato presto. Vi ho tolto il posto di osservazione. Ma che ci fa per una volta? Stai comodo. Dai, nel salotto c'era Roberto con sua moglie, se no me ne andavo là. E in cucina c'è nessuno. Siamo me. Don Antonio, che cosa c'è adesso? Niente, non c'è niente, non voglio niente. Oh. Orca, si vado un po' che fino. Sempre bruciato, sempre. Ah.
Ehi, e tu, buongiorno. Non potevo dormire. Certo, sei rimasta scossa pure tu. E di cosa? E di cosa? Della tragedia che hanno fatto ieri sera i tuoi genitori. Lo capisco, no. Sai, i figli soffrono sempre di queste situazioni, ma tu non ti preoccupare più di tanto. Ma no, zia Memè, chi ci pensa? Noi ieri sera ci siamo fatti un sacco di risate. Risate? E quando? Quando è venuto Rocco in camera mia per dirmi: ma tu ci credi veramente al fatto del ragioniere con mamma? Ma perché? Rocco l'ha creduto possibile. Ma no, zia, quello l'ha fatto tanto per prendermi in giro e si è rimesso a rifare la scena tragica che ha fatto ieri papà, imitandola in maniera perfetta. Ci siamo fatti un sacco di risate. Già, è finita risate. È vero? Ma no, papà, non è finita a risate. Noi abbiamo continuato a fare quello che facciamo sempre. Quello dice bene zio Raffaele quando dice che la nostra è una famiglia da compagnia da teatro comico napoletano. Ah, ma sai, zia, avrei un po' di appetito. Che problema c'è? È rimasto il pezzo di ragù intatto. Sai, la mattina è più buono, più gustoso, bello sodo. Virginia? Per piacere, nella credenza in cucina c'è il pezzo di ragù che è rimasto intatto ieri sera. Ce lo porti a tavola? Va bene. Ah, te ne mangi una bella fetta? No, no. Aspetta che apparecchio, ti prendo un piatto. Anzi, sai che faccio? Me ne mangio un'altra bella fetta pure io. Perché è troppo buono. La mattina è buonissima a colazione. Ma mamma sì. Come sta? No, sta bene, sta bene. Non ti preoccupare. Però, mi raccomando, quando la vai a trovare fatti vedere preoccupata. Sai, quella se no... Se no ci rimane male. Sì. Mannaggia la capo di Ciuccio, ma manca in cucina si può stare tanta pace. E che cosa? Oh. Mamma mia, madonna Antonio, che è successo adesso? Ma che è successo? Ne so, quella si muove, sbatte le pentole, i piatti, non si capisce niente. E che mattina hai visto? Ah, oh. Quella, Giulianella, pure tu siete alzata presto. Ma perché solo voi vi potete alzare presto? Ma avete abitudine. Visto come sono mattinera pure io? Ma oh. Guarda, è bello questo. Lascia stare questa è la testa vecchia, non la devi strapazzare. Ah sì, e quando mi dite gratta più forte. Sì, ma la sera, perché ha lavorato tutta la giornata. Ma la mattina la devo mettere in funzione piano. Ho capito, lentamente. Quella, Peppi, tu ancora qua stai. Ah, vi volevo dare il posto. No, stai comodo, sei tanto bello messo là. Stai comodo. Ecco che qua. Che si mangia? Ah, grazie, Virginia. Buongiorno. Colazione. Buongiorno, Roberto. Buongiorno. Ciao, buongiorno. Tutti in piedi. Avanti. Vieni. Mangiamo le cose. Basta, zia, grazie. Ho capito, Buongiorno sì. A tutti. Sì. Buongiorno, tutti alzati stamattina. Ma che? Le posate, Virginia? Ma siete caduti tutti quanti da letto stamattina? Buongiorno, Attilio. Siediti là. Ho capito, va. Ah. Ora me vado in bagno. Va. Ci sta Rocco. Ci sta Rocco. E là nel salotto ci sta sua moglie. Ma vado un pochettino, va. Ma don Antonio, la vostra camera non la tenete? E si capisce che c'ho la camera mia, si capisce? Bella scopetta. Ah. Ho capito. Magari voi non conoscete neanche il resto della casa. Certo, si capisce che la conosco. Ora me ne vado io in camera mia, va bene? Zia Memè, se viene il sarto Catiello... Ma il sarto Catiello è venuto ieri sera e vi ha detto che domani mi consegna il vestito. Allora non deve venire? Ma certo, sei venuto ieri sera. Vabbè, allora me ne vado in terrazzo. Ma dove andate in terrazzo, don Antonio? Là c'è un freddo da morire. Vabbè, ci sto 10 minuti, il tempo, poi perché devo scendere subito. Volete. Mi devo vestire perché c'è un appuntamento col notaio. Il notaio? Il Toto Cappello. Raffaele, passa la carne allo zio Raffaele, per piacere. Allora, Roberto, la vuoi pure tu una fettina di carne? È buonissima, guarda, gustosissima. No, grazie, non ne ho voglia. Preferisco andare a casa a farmi una doccia. Lo capisco. Oggi comincia la tarantella della settimana. La domenica ce l'ha rovinata papà con le fissarie che ha detto. Papà, hai sentito? Papà, scusami, mi dispiace. Buon appetito, Carolina, buongiorno. Buon appetito. Ma com'è? Mamma come sta? Sei ripresa?
Sta meglio, sta meglio. Si è svegliata, l'ho vista io, sta meglio. Meno male. Roberto. Andiamo a salutare, sennò sì. Faccio tardi allo studio. E allora neanche il caffè ti sei preso. Andiamo, andiamo. Va bene, arrivederci ragazzi. Ah, che bella soddisfazione. Questo è mangiare. Ma li sentite questi profumi, questi odori, questi sapori? Hanno la potenza di richiamare alla tua memoria i luoghi, i nomi di persone, le stagioni passate e recenti. Il ragù, e quando è bollente ti dice oggi è domenica. Invece quando è freddo ti ricorda immediatamente che è già passato un altro giorno ed è il lunedì di un'altra settimana. E perciò devi darti da fare e devi correre, correre per recarti in ufficio. Caro Raffaele, ma ci sta anche chi non si può prendere il caffè neanche il lunedì e si ricorda che è stata domenica, sai perché? Perché è rimasto senza mangiare. E questo è tutto. Sì. Ah. Virginia, per piacere, glielo porti una tazza di tè per il signorino Attilio? Virginia, me lo porti da zia Rosa, la vuole andare a salutare. Va bene. Io, Attilio, vengo con te, andiamo. Raffaele, ma la regione di ieri non mi è piaciuta. Raffaele, Attilio, come ti chiami? A te non piaceva niente. Preparati che ti vengo a fare va la bene, puntura. Va bene, mamma. Avanti. Con permesso, io vado a fare la puntura al ragazzo. Sicché la nostra famiglia è da teatro comico napoletano. Papà, ma tu ci pensi ancora? Voi siete veramente degli incoscienti. Ma come qua ieri si è rivoltato una casa e voi mangiate, parlate, ridete di tante altre cose, come se non fosse successo niente. Rocco addirittura fa l'imitazione di papà quando ha fatto la scena tragica e tu ti sei fatto un sacco di risate. Insomma, una compagnia da teatro comico napoletano. Papà, scusa se te lo dico, ma tu e mamma state diventando davvero ridicoli. In che senso? In che senso? Tu per conto tuo e lei per conto suo. Dico, io state insieme da tanti anni e ancora non avete saputo raggiungere quell'intimità che vi possa permettere di dire pane pane, vino e vino l'uno con l'altra. L'insofferenza di mamma, sai da cosa ha avuto origine? Ora te lo dico io, così tu ti metti l'anima in pace. 4 mesi fa, ti ricordi, quando andaste a mangiare a casa di Roberto? Sì, mi ricordo, ma non è successo niente. Maria Carolina, che pranzo vi fece? Chi si ricorda? E te lo dico io, perché lo seppi da mamma. Vi fece maccheroni alla siciliana conditi col pomodorino fresco e le melanzane fritte. Ah, sì? Adesso mi ricordo, li ha fatti talmente deliziosi che io addirittura me ne mangiai 2 piatti. E dici che quel giorno non successe niente? A tavola faceste un sacco di complimenti a Maria Carolina, dicendo che non avevi mai mangiato dei maccheroni alla siciliana così buoni e che un giorno doveva venire a cucinarli qua per tutti quanti noi. Ti ricordi? Sì, mi ricordo. E come dici quel giorno non successe niente? Mamma venne a casa come una diavola. Guarda, io non l'avevo mai vista piangere come piangeva lei quella sera. E mi disse che non ti avrebbe più guardato in faccia per la figura che gli avevi fatto fare in presenza di Maria Carolina e di Roberto. Ma tu lo dici veramente? Eh sì, papà. E io come potevo sapere quello che avevate mangiato quella sera? Insomma, non mi ha degnato più di uno sguardo per il fatto dei maccheroni. Eh sì, guarda, si fece pianti di morte. Vieni qua, Giuliarello. Vieni qua. Come mi sento umiliato per la scena che ho provocato ieri disgustosa. Ma no, papà. Ma tu mi prometti di non dirgli niente? No, non le dirò niente, non ti preoccupare. E che c'è? Fine del primo tempo. Abbracci e baci. Ah, senti, Rocco. Chiama il ragioniere Iannello. Sì, chiamalo dalla finestra della cucina. A quest'ora? Ma ti mette a fare discussione, chiamalo e digli che gli devo parlare di una cosa urgente. Senti, mamma come sta? È meglio. Senti, ma non ci puoi parlare più tardi? No, perché poi quello se ne va in ufficio. Ma dai, vieni dentro da lei, ma che ti metti, vergogna pure di lei. No, prima devo parlare con ragioniere. Va bene. Sì, papà, ha detto che scende subito. Ah. Senti, Federico sta all'angolo della strada.
che adesso scendo per aprire il negozio. Che cosa gli dico? Senti, io mi vado a preparare la lampa e scendo con te. Però non, tu non gli dire niente che voglio fare pace con lui. Ma ti pare questi sono segreti da mantenere fra amici? Senti, se glielo dici non ti guardo più in faccia. Va bene? Va io bene. Mi vado a preparare una lampa e scendo. Adesso abbiamo un altro attore in famiglia. Ah, un altro attore? Sì. La compagnia del teatro comico napoletano si è arricchito di un elemento importante e significativo. Oh, e quale elemento? È l'imitatore. Ah, l'imitatore. Già, fammi vedere la scena tragica che ha fatto papà ieri. Ah, sì. Te l'ha detto Giulianella, quella pettegola. Io poi devo mantenere il segreto con Federico. Se vuole scendere, scende da sola. Papà, io adesso me ne vado. No, tu aspetti Giulianella. Il negozio a rettifilo stamattina lo apri tu. Io poi dopo vengo a fare una capatina lì al tuo negozio e faremo una capatina in via Calabritto, nel tuo negozio nuovo. Sì, sì, certo, papà. Guarda, questo mi fa piacere. Tu hai l'occhio esperto e puoi darmi un consiglio disinteressato. Un consiglio? Tu hai fatto tutto e vuoi un consiglio da me? Certo. Beh, lo voglio vedere. Va bene, sì. Comunque, grazie, papà. È venuto il dottore, io scendevo dal terrazzo e lui saliva. Eccomi qua. Da me. Buongiorno. Oh, buongiorno. Come sta, donna Rosa? Bello. Ah, bene, bene, dottore. Quando si dimentica la paralisi. Ma venga, venga, che l'accompagno da lei. Prego. Grazie. Prego, dottore, venga. Don Antonio, per piacere. Sto lavorando. Ah, don Antonio. Papà, noi ce ne andiamo. Ciao, Rocco. Oh, ciao. Ci vediamo domenica prossima a casa mia. Ma scusa, come fa Mariellina e Carolina a cucinare per tutti quanti noi? Venite voi qua da noi. Per passare un'altra domenica come quella di ieri. Papà, mannaggia a voi. Una la seggia tanto, un giorno di festa. Cavaliere, cavaliere, è arrivato il ragioniere. Ah, falla entrare. Sì. Oh, il ragioniere. Accomodatevi, accomodatevi. Accomodatevi, il ragioniere. Peppino, ti prego. Accomodatevi. Il ragioniere. Ah, ragioniere, vi devo parlare. Mi avete fatto chiamare. Un momento. Ecco, dov'è Giulianella? Io, qua ci è sta. È andata col mio dottore, da sua mamma. Ragioniere. Dillo. Ragioniere, io vi devo parlare. Voi siete tutti qua presenti. E vi devo dire una cosa. Che il ragioniere Iannello è un grande galantuomo. E io sono un pazzo. Ma che dite, cavaliere? Lasciatemi parlare, ragioniere. Io ieri ho buttato fango su mia moglie, su di voi, su vostra moglie, su tutta la mia famiglia. Ragionieri, io sono un uomo che non vale nemmeno 3 soldi bucati e voi se mi schiaffeggiate qua davanti ai miei figli, io mi inginocchio e vi bacio pure le mani. Ma che dite? Ma finiamola, ma per un momento, Peppino, ma quale fango? Ma noi sappiamo tutti che brava persona che è il ragioniere Iannello, questo sì. Grazie, sì. Ma anche loro e tutto il resto dei condomini sanno chi è donna Rosa Priore. E l'hanno portata così, sempre in palma di mano. Noi capiamo tutti e apprezziamo che tu voglia chiedere scusa al ragioniere Iannello e alla signora qui, in presenza della tua famiglia. Questo è meraviglioso. Ma parlare di fango, Peppino, mi sembra veramente esagerato. Comunque, cavaliere, voi non mi dovete chiedere nessuna scusa. Oh, quello che avete detto ieri partiva sicuramente da una sensazione intima, comprensibilissima e apprezzabilissima sotto un certo punto di vista. Io infatti ne ho parlato pure con mia moglie e lei ha capito. Comunque, cavaliere, datemi la mano e non ne parliamo più. Bravo, grazie. Insomma, non mi ritenete degno nemmeno di un rimprovero. O che qualcuno mi prenda per il bavero della giacca, sì, o della camicia, e mi dica, ma quanto sei stato ridicolo. Papà, le risate ce le siamo fatte, e per questo ti chiediamo scusa. Però nessuno di noi pensa che tu abbia messo una ridicolaggine. Cavalieri, ma me la volete dare questa mano, sì o no? Ve la do, ragionino, e ve la do con tutto il cuore. Ragioniere, io vi devo dire un'altra cosa che ho qua nel cuore. Vabbè. Ve la dite fra di voi, che per noi è tardi. Sì, per me pure. Sì, ci vediamo. Mo facciamo i conti con te. Papà, ci vediamo a rettifilo. Le pillole. Ragioniere, venite qua.
Dite. Io vi devo baciare. Ma che dite? Sì, sì, io vi devo baciare. E poi vi dico la cosa che vi dovevo dire prima. Ragioniere. Dite. Io ieri vi stavo sparando. Ma che dite? Sì, come un'ossessione, come una nuvola che prende proporzioni gigantesche nella fantasia di una persona. Per cui una persona da un momento all'altro può finire in galera, certo, e un'altra al camposanto. Ma facciamo. Ragioniere, ieri, quando io non parlavo a tavola, vi ricordate? Come no? Era ossessionato, sì, e mi dicevo tra me e me, adesso vado là dentro, prendo la rivoltella e sparo al ragioniere, e voglio vedere se si muove più e se ride più. Per favore, cavaliere, non parliamo più di queste cose che io già mi sono già impressionato, guardate, e poi è tardi, devo andare ancora al comune, all'intendenza di finanza, lasciamo perdere. E adesso vi do la chiave. La chiave della mia macchina, voi la prendete, mi accompagnate nel negozio e fate quello che volete, ragioniere. Ma perché mi devo dare questo fastidio? No, per me è un onore, prendetela. Oh, mamma. Sì. Ma se dovete andare a fare qualche commissione, qualche... E non vi preoccupate, c'è la macchina di Rocco. Volete così? Sì, e domenica prossima mangerete qua con noi, eh? No, cavaliere, no, scusate. Vedete, cavaliere? Noi siamo di una categoria un po' particolare, cioè noi siamo della gente che non siamo abituati la domenica a stare così senza far niente, dunque queste cose succedono di domenica. Vede quello che è successo ieri, non sarebbe successo in una giornata normale della settimana. Le domeniche per noi sono pericolose. Rimaniamo senza niente di definito, senza niente. Se voi domenica prossima vi trovate sopra, io vi chiamo e voi scendete sotto e mangiamo insieme. Se non ci siete, cercherò di essere più fortunato un giorno della prossima settimana. Ecco, così va bene. Senta, sì. Va bene. E mi assicurate che avete dimenticato tutto. Oh, mamma mia, ma quante volte si parla, cavaliere? Ah. Ho messo già una pietra sopra, ma tutto a posto. Non c'è stato niente, non ricordo più niente. Ragioniere, vi accompagno, qua la mano. Grazie. Ragioniere. Va bene, poi vi porto la macchina dopo. Sì, sì. Grazie. Vi accompagno. Arrivederci. Prendo io la responsabilità, non vi preoccupate. Avanti, hai sentito? Avanti, che paura hai? Avanti, piano piano. Donna Rosa, vi dovete riguardare, questo sì. Ma non dovete lasciare le vostre abitudini. Ma non ho la forza di camminare, dottore mio. E non vi preoccupate, vi chiamo noi. Voi non mi credete, quanto è brutto non essere creduti. Io lo sapete come mi sento? Come vi sentite? Come quelli che camminano sott'acqua, che per muovere un braccio e una gamba fanno una fatica tale. È questione di un paio di giorni e poi vi riprendete. No, dottore mio, voi siete un bravo dottore, ma non è così. Donna Rosa ha avuto una brutta botta e difficilmente tornerà ad essere quella che era. Non lo dire. È finita me. Ma no, dottore, glielo dica lei. Avanti, piano. Delicatamente. Su. Forza, donna Rosa. Piano. Il Signore ve lo rende. Donna Rosa, coraggio. Voi siete fortunata. Tenete sette spiriti come i gatti. Mamma ha detto che non temete niente. Perché mamma si illude, perché mamma mi vuole bene. Ci mancherebbe. Ma io lo so quello che mi sento. C'era Faelena, io vengo con voi. Sì, andiamo. Ormai qua c'è il dottore, perciò pensa lui. Andiamo. Non Donna Rosa, vi saluto, a mezzogiorno venga a visitarmi. Va bene, dottore, e vi aspetto. Allora, io vado in cucina, va bene? Sì, a me. Vediamo con Virginia che cosa c'è da fare, riassettiamo il tutto, va bene? Te la vedi tu. Se hai bisogno mi chiami, va bene? Virginia? Virginia, sei da contare le posate? Non c'è male. Io ti volevo parlare. Parla.
Io sto qua e ti sento. Però stai attenta a quello che dici, perché io sono debole. E il dottore ha detto che non posso avere dispiacere. Ma che hai? Cos'hai? Adesso me la fa un'altra volta. Che ti succede? La casa mi gira tutto attorno. Come mai? Amelia, aiutami. C'è bisogno di chiamare Amelia, qua ci sono io. È passata. Ma quando mi piglia, perdo completamente i sensi. Dunque, ma tu che mi volevi dire? Ma non mi aspettare stasera? Rosina, non è che non voglio, non posso. Io nodo qua la gola che mi ferma il respiro, non mi permette di respirare, forse parlando solamente con te si potrà sciogliere. Io ieri mi sono comportato come l'uomo più rozzo e più schifoso della terra. E non è bastato il fatto di aver chiesto scusa al ragioniere davanti a tutti, no, perché ancora mi sento sotto il peso di un avvilimento che difficilmente potrò superare. Ma come hai potuto credere una cosa simile? E come hai potuto fare la scenata che hai fatto ieri? Una gelosia furibonda, Rosina mia. Sì, che una gelosia ossessionante che non mi faceva dormire la notte, che mi faceva salire il sangue alla testa fino a farmi perdere il lume della ragione, la vista, l'udito. Sì, Rosina, io sono arrivato al punto che camminando per strada parlavo da solo e mi chiedevo: ma perché questo ridicolo si permette di fare tante gentilezze, Rosina mia? Quello non perde un'occasione per mettermi in uno stato di difficoltà. Quello si ricorda tutte le date, tutte le ricorrenze della nostra famiglia, la data del nostro fidanzamento, del nostro matrimonio. E questo è niente, Rosina. Quello si ricorda i colori delle veste che piacciono a te, i dolci, sì, i fiori. Tu una volta mi hai detto, sai, le rose di maggio mi piacciono assai. Così, in una conversazione significante che noi abbiamo fatto nel mese di febbraio. Ma come si fa? Quello 3 mesi dopo si presenta qua con un mazzo di rose di maggio per te. Tu una volta hai detto, sai, a me il terrone piace assai. Ebbene, quello fu capace di intossicarmi il 2 di novembre. Sì, perché io appena sono ritornato a casa ho visto te con un pacco di torrone in mano. E col sorriso sulle labbra tu mi hai detto, Peppino, lo sai, il ragioniere è persona molto gentile, si è ricordato che a me il torrone piace assai. Ebbene, io sai cosa feci? Prese il torrone che ti avevo portato e non te lo fece vedere. Ma poi mi chiedevo, ma tutti questi desideri mia moglie li esprime proprio quando c'è lui? Allora significa che vuol provocare le gentilezze e le premure di questo signore. Rosina, noi dobbiamo parlare chiaro, col cuore in mano, Rosina. Sì. Ti ricordi il retrobottega del negozio? Ecco, quando io ero nervoso, sì, mi chiudevo nello stanzino e mi mettevo a piangere come un bambino e per la rabbia mi prendevo a schiaffi. Insomma, una gelosia, Rosina mia, che non auguro nemmeno al mio più grande nemico, capisci? Gesù, ma tutta questa gelosia per me? Peppino, io ho 53 anni e tu 57. Il ragioniere si metteva a perdere tempo con me. Ma chi vuoi che mi guarda, Peppino? No, non lo devi dire, perché ancora sei una bella femmina. Il ragioniere è una persona così corretta. E poi le gentilezze che faceva a me. È logico, sì, le faceva pure in omaggio all'amicizia tua. Sì, però quando parlava lui tu stavi tutto orecchie e non ti perdevi una parola. E quando raccontava una barzelletta, lui tu ti faceva un sacco di risate. Mentre quando la raccontavo io, con sufficienza mi dicevi, ma sì, questa l'ho saputo, l'ho raccontata a Rocco. E si capisce, perché il ragioniere è una persona estranea. E si sa che quando un estraneo parla, uno deve mettere attenzione a quello che dice. Ma se tu sapessi quante volte lui parlava, ed io pensavo a tutta un'altra cosa. Tanto è vero che quando aveva finito, io non avevo capito proprio niente di quello che aveva detto. Rosina,
Noi dobbiamo dirci tutta la verità fino in fondo. E col cuore in mano dobbiamo parlare. Rosina, tu da 4 mesi non ti interessi più della mia persona. Una volta mi preparavi la camicia pulita, i pedalini, il fazzoletto. Addirittura quando io la mattina andavo al negozio, tu ti affacciavi dal balcone e mi guardavi fino a quando io non avevo girato la strada. È da 4 mesi che non ti affacci più e non ti sei fatta nemmeno toccare più con un dito. E vuol dire che da oggi in poi ti preparerò un'altra volta la camicia pulita, i pedalini, il fazzoletto. E quando esci dal portone e guardi là, sul balcone, mi trovi affacciata. Ah, e quando per esempio racconti un fatto, io sai che faccio? Lascio tutto quello che sto facendo, la cucina, i figli, e mi metto a sentire te che parli. No, no, Rosina, se parli così mi prendo il cappello e me ne vado. Ma non è questo il punto. Non è il fatto della camicia pulita. No, perché quello me la può preparare anche Giulianella, la cameriera. Ma tu, tu perché non me la prepari più? Ma perché mi era sembrato che tutte le cure e le attenzioni che ti facevo non venivano né riconosciute e né apprezzate. E tu lo devi riconoscere che sei stato un poco strafottente nei miei riguardi. Io? Sì, abbiamo sbagliato. Io da una parte e tu dall'altra. Ma da questa a dire che io me l'intendevo con ragioniere. Vieni qua, Peppino. Siediti vicino a me. Io sono debole, non mi posso alzare. Vieni qua, Peppino. Sì, così. Tu sei stato sempre un pazzo. Io? E perciò mi sei piaciuto. Ma ti pare che con tutto quello che c'è stato fra di noi, sacrifici, amarezze, lotte, da quando ci siamo conosciuti, e 3 figli. Io così, nella vecchiaia uscivo pazza e mi mettevo con ragioniere. Vabbè, e questo l'abbiamo supposto. È stata una supposizione. Però l'hai supposto. E questo è brutto. Non ti permettere più di pensare una cosa simile. Perché io ho avuto un uomo solo nella mia vita. E quello sei tu. Non sono stata mai capace di portare gli uomini innamorati appresso, nemmeno quando ero giovane. Figuriamoci adesso. Tu vuoi sapere perché mi sono cambiata nei tuoi confronti e non ti ho preparato più la camicia pulita? E io lo capisco che quando la moglie prepara la biancheria pulita al marito è come se continuasse a dire senza parlare: la camicia tua la devo toccare io sola e tu la fai toccare a me perché mi vuoi bene, come ti voglio bene io. Ma se tu mi domandi perché io la camicia non te l'ho più preparata, io ti posso rispondere che la ragione può essere insignificante e importante, ma non te l'ho preparata più per dispetto. Perché ti voglio bene, Peppino, e il resto non conta. Rosina, quanto sei bella, Rosina. E poi dici che non sei bella. Tu non sai come sono diventati gli occhi tuoi quando mi hai detto... Oh. E perché non dovrei essere geloso? E se un altro ti guarda come ti guardo io? Sì, quel tuo viso luminoso mi ricorda quel fatidico giorno quando mi hai detto sì. Rosina, tu sei più bella di 20 anni fa. E io invece mi ricordo di quella cerimonia che è stata meravigliosa. E tu avevi un vestito grigio e come ti stava bello. E tu sei stata sempre una donna sensibile. Sì, adesso ti sei ricordato del vestito grigio che avevo fatto. L'ho fatto apposta, sai. Sei sempre un bell'uomo, Peppino. Io? Cara mia, ogni bella scarpa col tempo diventa scarpone. E io ho quasi la stessa età del ragioniere. Ma che dici? Ma non mi fare ridere. Ma quello mi sembra tuo nonno. Senti, tu non mi vuoi svelare il segreto. E va bene. E io non insisto. Oh. Hai capito? Ma è una cosa da niente, Peppino. Non vale la pena. E va bene, lascia stare. Avanti. Io non insisto. Ma voglio sapere... Adesso facciamo la conta di queste posate d'argento. Posa questi piatti e andiamo a prendere gli altri. Sì, me.
Sto parlando con Rosina. La conta la fate dopo. Va bene, scusate. Tanto in cucina c'è tanta cosa da fare. Andiamo, andiamo, Virginia. Scusate. E dunque? E allora? Tu, quando ti ricordi quando ieri eri arrabbiata con me? Tu ti sei stretta in braccio a Roberto. Tra le tue braccia e molta commozione tu hai detto: Roberto, io e te siamo vivi per miracolo. Beh, che significa siamo vivi per miracolo? Ma non ne possiamo parlare stasera, Peppino. Ma noi stiamo parlando adesso, con molta sincerità. Parliamone adesso. È meglio, Rosina. Che mi ha fatto passare? Io? No, quello che passa. Te lo ricordi il pranzo alla Casina Rossa a Torre del Greco? Sì, mi ricordo. E io mi ricordo meglio di te. Facevamo l'amore di nascosto da 5 mesi. E la sera che ci conoscemmo, tu mi dicesti: peccato, peccato che sono impegnato. E dicesti la verità. E io perciò ti stimai. A vedova? A vedova, a vedova. Ah, che donna tremenda. E che mi ha fatto passare quella lì. E io ti dissi: non fa niente che c'è la vedova. Io questa sera sono allegra e mi piace di stare con te. Sì. E tu mi dicesti: Rosina, ma io ho impegnato la parola con questa signora. Rosina, stai attenta, io non ti posso sposare. Non fa niente, ti dissi io. Stasera, dove c'è gusto, non c'è perdenza. Già. E intanto pensavo, voglio vedere se dopo lui avrà il coraggio di lasciarmi. Insomma, mi misi a dispetto con la vedova. E dopo 5 mesi mi invitassi a colazione a Torre del Greco. E a un certo punto mi hai preso la mano a tavola e mi hai detto: Rosina, sai che c'è di nuovo? Sì. Tu devi essere mia moglie. Sì. E io ti dissi: la vedova non la vincerà nemmeno se si fa un'altra volta zitella. E poi tu mi hai detto: Peppino, stai attento, adesso la promessa l'hai fatta con me. Ed ero incinta di Roberto. Cosa? Ma come? Io ho sempre saputo che Roberto è nato di 8 mesi. Parto prematuro. Già. Ah, e mi hai detto la verità. E se io quella sera decidevo per la vedova? Aprivo il balcone e mi buttavo. Ah, e poi dice che il pazzo sono io. E non era meglio dirmi la verità? Peppino, che c'è di male? Peppino, io sono incinta. E così tu mi avresti sposato soltanto perché aspettavamo un figlio. E in questa casa tu non ti saresti nemmeno accorto che io non ti preparavo più la camicia pulita. E forse io non te l'avrei mai preparata. Rosina, quanto ti voglio bene, Rosina. E io, più di prima. Rosina. Permesso. Rosina, come stai? E tu, Peppino, ti sei calmato? Sì, vabbè. Ci vogliamo più bene di prima. Ah, sì. Finalmente. Allora è finito tutto. Sì. No, Meme. Io invece credo che è cominciato proprio adesso.
Avete scelto noi e di questo vi ringraziamo. Ringrazio ovviamente tutti voi, ma permettetemi di ringraziare la squadra di Vigili del Fuoco che questa sera gratuitamente ha permesso che lo spettacolo potesse andare in scena. Il loro prezioso lavoro questa sera a titolo gratuito ha consentito lo spettacolo. Vorrei ringraziare anche l'assessore Barbara Tommasino che questa sera ha accettato simpaticamente il nostro invito. È una donna che io non conoscevo, l'ho conosciuta nel momento in cui è diventata assessore e devo dire che la voglio ringraziare anche personalmente perché mi ha ridato l'entusiasmo di una collaborazione che si era un po' affievolito negli anni. Quindi mi ha fatto molto piacere che fosse presente e mi fa piacere dirlo a tutti voi. Noi siamo orgogliosi di questa collaborazione con voi perché siamo una compagnia sensibile a queste problematiche. Sicuramente, se no non saremmo qui e soprattutto non saremmo qui per il secondo anno nella speranza che diventi una piacevole abitudine. Permettetemi, capisco l'ora tarda, però permettetemi una piccola riflessione. Questa sera sulla scena, oltre a voi bravissimi, hanno fatto bella mostra due bellissime piante di gardenia. Come sapete la nostra associazione in tutta Italia durante questo fine settimana sarà presente nelle piazze per vendere le gardenie della sclerosi multipla. Purtroppo l'associazione è molto sensibile e vicina alle donne in quanto la sclerosi multipla ha un'incidenza di 2 donne per un uomo, quindi è molto presente nelle donne ed è giusto che l'associazione si rivolga proprio in concomitanza della festa della donna con una manifestazione a lei dedicata. Capisco che avete già graziosamente accettato il nostro invito questa sera, però all'uscita troverete i nostri volontari con le nostre gardenie. Se volete ancora una volta dimostrare la vostra solidarietà e la vostra cortesia, potrete lasciare un'offerta, una minima offerta di 13 euro e portare a casa una gardenia di cui noi garantiamo la sopravvivenza nella speranza che ci abbiano fornito le migliori. Vi ringrazio ancora, al prossimo appuntamento e grazie, buonanotte. Grazie, buonanotte, al prossimo anno, grazie.